All'inizio di tutto c'era solo il caos. C'erano già gli elementi che avrebbero formato l'universo, ma erano completamente mescolati, in una massiccia assenza di significato. Quest'era di caos primordiale durò per lungo tempo. Poi dal caos emerse Gaia, la madre terra, una dea il cui potere era l'estrema fertilità. La dea Gaia diede vita al nostro pianeta e creò tutta la terra che lo ricopre. Ella partorì numerose divinità primordiali, come Ponto, il dio del mare, e gli Urea, le divinità delle montagne. Diede alla luce il dio Urano, un essere supremo che avrebbe personificato il cielo, regnando su ogni cosa. Urano prese Gaia in moglie. Anche Nyx, la dea della notte, emerse dal caos. Attraversava il cielo ogni giorno, coprendolo con il suo nero mantello. Al crepuscolo, Urano e Gaia si riunivano. I frutti di questa unione cominciarono rapidamente a germogliare. La dea diede alla luce creature spaventose, tra cui gli Ecatonchiri, mostri con 100 braccia e molte teste, e i Ciclopi, possenti esseri con un occhio solo. Urano e Gaia diedero anche origine a una nuova generazione di dei, potenti esseri che sarebbero diventati noti come titani. Il dio celeste, quando vide la potente prole che aveva generato, cominciò a temere di essere detronizzato. Così passò all'azione. Urano gettò tutti i suoi figli nel Tartaro, un luogo oscuro nelle profondità della terra. Inorriditi, i titani percossero con violenza le pareti del Tartaro, cercando di fuggire. Erano intrappolati nel grembo di Gaia. La rivolta di quelle creature così potenti procurò un intenso dolore alla madre, che soffrì terribilmente. Gaia non poteva sopportare quella situazione e decise di cospirare contro suo marito. La dea chiese a uno dei suoi figli di distruggere Urano, ma tutti i titani rifiutarono, tranne Crono, il più ambizioso, che era convinto di riuscire a svolgere quel compito. Crono ricevette una falce fatta di diamante e, brandendola, si diresse verso il cielo. Nella residenza celeste di Urano, Crono trovò il signore degli dei addormentato su una nuvola. Con un colpo secco della sua falce, il titano castrò suo padre. Il grido di dolore di Urano fu udito in tutto l'universo. I cieli furono dipinti di rosso vivo, il sangue di Urano. I testicoli di Urano furono gettati nell'oceano e, data la sua incredibile fertilità, molte divinità emersero nelle acque. Crono tornò vincitore e liberò i suoi fratelli imprigionati. In quanto grande eroe della rivolta, fu consacrato come il nuovo signore supremo dell'universo. Crono non liberò né gli Ecatonchiri né i Ciclopi, perché li considerava molto pericolosi. Essi rimasero nel Tartaro. Dopo il banchetto, il nuovo sovrano fu visitato dallo spettro di suo padre, che gli rivelò una terribile profezia. Gli disse che, come suo padre, era stato detronizzato da un figlio traditore, anche Crono avrebbe perso il trono supremo per mano del suo stesso figlio. Quello era il suo terribile destino. Crono regnava incontrastato sull'universo, dopo aver detronizzato suo padre e liberato i titani. Come suo padre, il dio Urano, Crono iniziò a spadroneggiare sul mondo. Con l'appoggio dei titani, non aveva rivali. Ma nonostante avesse il potere supremo, il titano viveva tormentato dalla maledizione invocata da suo padre, che diceva che uno dei suoi figli sarebbe stato artefice della sua caduta. Crono era disposto a fare qualsiasi cosa per evitare questo destino. Il sovrano si sposò con la Titanide Rea, una divinità amata e rispettata da tutti. La regina dei titani ebbe presto la sua prima figlia, risvegliando in Crono il suo lato più mostruoso.
Rea diede alla luce un nuovo tipo di divinità, che sembrava superiore alla generazione precedente. Il titano chiese di prendere in braccio la sua prima figlia e la chiamò Estia, una delle divinità più amorevoli di sempre. Ma negli occhi della bambina, Crono vide il suo terribile futuro. Un orribile impulso spinse il titano a divorare sua figlia. Crono strappava i neonati dalle braccia della madre, che, impotente, cercava di impedire al titano di divorare un altro dei suoi figli. Ella implorò invano, ma non riuscì ad ammorbidire il duro cuore del titano. I bambini venivano divorati uno ad uno. Ma Rea promise a se stessa che non avrebbe permesso a quel mostro di divorare il suo prossimo figlio. La regina restò di nuovo incinta, ma aveva un piano per salvare il bambino dal suo terribile marito. Rea si nascose in una grotta sull'isola di Creta, dove intendeva partorire lontano da Crono. Diede alla luce un bellissimo bambino, dal potere incredibile. Rea sentì che le Moire avevano tessuto un futuro glorioso per suo figlio e lo chiamò Zeus. Rea lasciò suo figlio alle cure delle ninfe e dei coribanti, che batterono forte i loro scudi per attutire il suono fragoroso del pianto del bambino divino. La regina avvolse una pietra in un panno e la portò da suo marito. Crono la stava aspettando, pronto a divorare un altro figlio, e ricevette il falso bambino dalle mani di Rea. Crono ingoiò la pietra senza battere ciglio, mentre la regina piangeva in ginocchio. Ma questa volta le lacrime non erano di tristezza, ma di emozione per aver salvato la vita di suo figlio. Sull'isola di Creta, Zeus fu allattato con il latte della capra Amaltea, diventando ogni giorno più forte. Il dio crebbe fino a diventare un dio potente, pronto a compiere il suo destino. Da adulto, Zeus fu visitato inaspettatamente da Meti, una divinità saggia, che gli fece un regalo decisivo per il suo viaggio. Meti rivelò a Zeus il terribile destino dei suoi fratelli, imprigionati nello stomaco del titano. Ma con quella pozione, Zeus avrebbe potuto liberare gli altri dei. Zeus, sotto mentite spoglie, si recò sul Monte Otri, la fortezza dei titani. Lì offrì la pozione a Crono, presentandogliela come una prelibatezza squisita. Crono si sentiva invincibile e non credeva che qualcuno avrebbe osato complottare contro di lui. Così accettò la pozione. Il titano bevve tutta la pozione, ma aveva uno strano sapore. Presto cominciò ad avere la nausea. Il potente titano vomitò tutti i suoi figli: Estia, Era, Demetra, Ade e Poseidone. Erano già adulti e bruciavano dal desiderio di vendetta. Crono vomitò anche la pietra ingoiata a tradimento. Con i suoi fratelli al fianco, Zeus guidò una rivolta che avrebbe cambiato per sempre il destino dell'universo. Dopo aver liberato i suoi fratelli dallo stomaco del titano Crono, Zeus li condusse sulla cima del Monte Olimpo, la montagna più alta della Grecia. Lì si sarebbe stabilito il quartier generale degli dei ribelli, che avrebbero combattuto contro la tirannia dei titani. Questa ribellione diede origine alla Titanomachia, meglio conosciuta come Guerra dei Titani. Dal suo trono sul Monte Otri, Crono convocò tutti i suoi alleati titani per la grande battaglia. Il generale dell'esercito di Crono era il titano Atlante, che avrebbe guidato gli attacchi contro gli dei dell'Olimpo. Le pianure della Tessaglia furono il campo di battaglia tra gli eserciti degli dei e dei titani. I titani cominciarono a prevalere sugli dei a causa della loro immensa superiorità fisica. Zeus, consapevole della potenza dell'esercito dei titani, liberò le strane creature con un occhio solo, conosciute come ciclopi.
Questi, in segno di gratitudine, forgiarono armi formidabili per gli dèi. Zeus ricevette il suo famoso e potente fulmine. Poseidone ricevette un maestoso tridente capace di creare terremoti e tsunami. E Ade, l'elmo del terrore, che gli dava il potere dell'invisibilità. Grazie a queste nuove armi, gli dèi riuscirono ad affrontare gli enormi titani. L'esercito di Crono lanciò intere montagne contro gli dèi. La battaglia tra gli dèi e i titani durò quasi 10 anni, piena di intensi combattimenti corpo a corpo, e la bilancia sembrava pendere dalla parte dei titani. Zeus decise di liberare i temibili ecatonchiri del Tartaro, giganti con 100 braccia e 50 teste. Le orrende creature ebbero un impatto decisivo sulla guerra. L'esercito dei titani fu preso dal panico quando si imbatté in quelle creature grottesche. Zeus raccolse tutto il suo potere per dare ancora più energia al suo potente fulmine. Zeus colpì la testa di Crono e l'impatto del colpo scosse l'universo. I titani furono sottomessi e puniti in modo esemplare. Crono e i suoi alleati furono condannati a un'esistenza di prigionia nel Tartaro e gli ecatonchiri assunsero il ruolo di carcerieri. Zeus riservò una punizione speciale al titano Atlante, capo delle truppe titaniche. Fu condannato a portare il peso della sfera celeste sulle sue spalle per tutta l'eternità. Gli dèi olimpici ora regnavano supremi. Sotto il comando di Zeus, un nuovo ordine iniziò nell'universo. All'inizio dei tempi, Zeus, il dio supremo dell'Olimpo, si consolidò come signore supremo dell'universo. Ma prima che la dea Era diventasse la sua regina, Zeus aveva avuto un'altra moglie. C'era una dea tanto bella quanto saggia. Il suo nome era Meti. Era la figlia del titano Oceano, che aveva aiutato Zeus a liberare i suoi fratelli dallo stomaco di Crono durante la titanomachia. Zeus era affascinato dalla graziosa divinità e voleva prenderla in moglie. Ma la dea resistette agli approcci del dio. Meti cercò di fuggire dal dio in tutti i modi, ma Zeus era persistente. La dea aveva il potere della metamorfosi e poteva trasformarsi in qualsiasi cosa. Usò questo potere per sfuggire a Zeus. Ma Meti non poteva sfuggire a Zeus per sempre. Il dio preparò un'imboscata per la dea travestita. Il signore del tuono balzò su Meti e l'afferrò. La dea non poteva sfuggire alle forti braccia del dio e si sottomise alla sua volontà. Con l'astuta dea al suo fianco, il regno di Zeus prosperava. Il dio sembrava in grado di domare tutto il caos che regnava nel mondo dai tempi primordiali. Tuttavia, durante una visita a Gaia, la dea primordiale della Terra, ella rivelò un terribile presagio. Gaia disse a Zeus che sua moglie avrebbe avuto 2 figli. Il primo sarebbe stato una ragazza che avrebbe eguagliato la forza e la saggezza di suo padre. Ma il secondo sarebbe stato un maschio che sarebbe diventato più forte di suo padre e gli avrebbe sottratto il potere. Zeus temeva di fare la stessa fine di suo padre, il titano Crono, o di suo nonno, il dio Urano. Entrambi erano stati detronizzati dai loro figli. Ma ispirato da suo padre, Zeus ideò un piano per evitare che il presagio si avverasse. Zeus chiese a Meti di trasformarsi in una goccia d'acqua, in modo che potesse dargli un assaggio del suo potere di metamorfosi. Dopo la trasformazione, il dio inghiottì sua moglie, in modo che non potesse partorire l'essere che lo avrebbe usurpato. Dopo aver ingoiato sua moglie, Zeus incorporò i poteri della dea Meti.
divenne un dio molto più saggio, più giusto e meno impulsivo, ma non sapeva che lei era già incinta. Il tempo passò e il potente dio cominciò ad avere mal di testa. Era tormentato da un dolore orribile e la sua testa sembrava sul punto di esplodere. Zeus chiese che gli venisse aperta la testa e che venisse rimossa la fonte del dolore. Non poteva sopportare una tale sofferenza. Efesto, il dio della forgia, dopo qualche riluttanza, colpì Zeus sulla testa con un'ascia. Una forte luce cominciò a emergere dalla fessura aperta nella testa di Zeus. Una figura femminile apparve da quella frattura. Dalla fronte di Zeus emerse la dea Atena, con la sua armatura e le sue armi, completamente cresciuta. Zeus era orgoglioso di dare alla luce quella formidabile creatura. Con l'intelligenza di sua madre, Atena sarebbe diventata la dea della saggezza. Era anche considerata la dea della strategia. Pertanto, gli scontri contro Ares, il dio della guerra, sarebbero stati inevitabili. Meti rimase nello stomaco di Zeus e la profezia del secondo figlio della coppia non si realizzò mai. Atena si dimostrò una dea coraggiosa, pura, giusta e saggia. Era considerata la figlia preferita di Zeus e molti la ritenevano dunque la sua legittima erede. All'inizio dei tempi la Terra era governata dai Titani, potenti divinità che erano i figli degli dei primordiali. Prometeo era uno di loro, una divinità antica quanto il tempo stesso, in grado di prevedere il futuro. Il Titano predisse la vittoria degli dei olimpici sui Titani durante la Titanomachia, la grande guerra tra gli dei e i Titani per il potere supremo. Non si oppose a Zeus durante il conflitto e sfuggì alla prigionia del Tartaro insieme agli altri Titani. Quando il conflitto finì, Zeus ordinò a Prometeo e a suo fratello Epimeteo di creare e popolare la Terra con gli animali più diversi. I Titani avevano molta materia prima, e mentre Epimeteo plasmava ogni tipo di creatura, Prometeo coordinava il processo di produzione. Ad ogni animale fu dato un talento. Agli uccelli fu data la capacità di volare, all'elefante fu concessa un'enorme forza, e i talenti furono equamente distribuiti. L'uomo fu salvato per la fine. Volevano fare qualcosa di speciale. Tuttavia, dopo aver modellato l'uomo dall'argilla, si resero conto che tutti i talenti erano già stati attribuiti agli altri animali. Prometeo presentò la sua opera alla dea Atena. Lei si sentì meravigliata dall'opera del Titano e decise di benedirla con il respiro divino. Così nacque l'umanità. Ma Prometeo non era contento del risultato. Voleva che l'uomo si distinguesse da tutti gli altri animali. Era solo una scimmia più intelligente. L'uomo viveva nelle grotte, schivando ogni tipo di animale, sussistendo dei frutti che cadevano a terra, spaventato e temendo l'oscurità. Atena consigliò a Prometeo di presentare il fuoco all'uomo. Al tramonto, il Titano si diresse verso la carrozza di Elio, che aspettava una nuova alba. Prometeo accese la fiaccola che sarebbe stata data all'umanità. Con il fuoco, l'uomo cominciò a progredire rapidamente. Vennero create armi e strumenti, e l'uomo cominciò a dominare la natura. Prometeo era finalmente felice. Era il buon creatore dell'umanità. Guardando la fioritura di questa nuova creatura, Zeus decretò che avrebbe onorato gli dei offrendo sacrifici. Ma Prometeo intercedette per conto dell'umanità, impedendo che la sua creazione venisse sfruttata. Prometeo fu molto intelligente e cercò di ingannare il dio per conto degli uomini. Prometeo chiese che un toro fosse sacrificato agli dei. Il prodotto del sacrificio sarebbe stato diviso in due mucchi. Uno era più piccolo, ma conteneva le carni migliori, coperte dalla pelle dell'animale. L'altro mucchio era più grande, ma conteneva solo ossa interiora. Queste erano avvolte nel grasso, il che rendeva l'offerta attraente. L'astuto Prometeo sapeva che l'ambizione di Zeus gli avrebbe fatto scegliere il mucchio più grande, mentre l'uomo avrebbe avuto la parte migliore. E aveva ragione. Rendendosi conto di essere stato ingannato,
Zeus si infuriò con coloro che lo avevano raggirato e decise di togliere il fuoco dalle mani dell'umanità. Senza il fuoco, l'umanità cominciò a regredire. Erano di nuovo tormentati dall'oscurità e dal freddo e non riuscivano più a cucinare il loro cibo. Indignato, Prometeo decise di rubare il fuoco sacro e di restituirlo all'uomo. Durante la notte, si recò all'Olimpo e ritornò con la fiamma rubata dalle fucine di Efesto. Con il ristabilirsi del dominio del fuoco, l'umanità tornò a prosperare, ma le fiamme incandescenti attirarono l'attenzione di Zeus durante la notte. Furioso, il dio supremo decise che Prometeo non poteva restare impunito, data la sua insolenza. Lo imprigionò su una roccia nel Caucaso per sopportare la punizione eterna per aver sfidato le decisioni di Zeus. Ma la punizione di Prometeo non era semplicemente la reclusione a vita. Il suo tormento sarebbe stato terribile. Zeus decise che un uccello mostruoso sarebbe stato incaricato di divorargli il fegato, istigando un dolore incommensurabile. Prometeo era un titano immortale, per cui, dopo essere stato fatto a pezzi dall'abominevole uccello, il suo fegato si rigenerava, per poi essere nuovamente attaccato dall'animale il giorno dopo. Il titano sopportò questa punizione per molti e dolorosi anni. Poi, Zeus scese sulla terra e gli offrì la libertà, se avesse nascosto all'uomo la conoscenza del fuoco. Come benefattore dell'umanità, Prometeo rifiutò l'offerta del dio e decise di sacrificarsi per la sua creazione. Con questo, l'umanità poté prosperare, grazie al sacrificio di Prometeo. All'inizio dei tempi, i titani Prometeo ed Epimeteo furono responsabili della creazione dell'uomo. Per favorire lo sviluppo della sua creazione, Prometeo promise di rubare il fuoco sacro agli dei e di darlo all'umanità. Il titano sapeva che non sarebbe rimasto impunito per un tale crimine. Prima o poi sarebbe stato punito dagli dei. Sapeva anche che il destino di suo fratello e dell'umanità era in pericolo. Egli consigliò: «Epimeteo, mio caro fratello, la mia sventura non sarà sufficiente ad affrontare l'ira di Zeus. Qualsiasi cosa succeda, non accettare mai alcun dono dagli dei. Con questo, la nostra creazione sarà al sicuro». Epimeteo accolse il consiglio con gratitudine e gli assicurò che non avrebbe accettato alcun dono dagli dei. Proprio come aveva predetto Prometeo, Zeus escogitò un piano contro Epimeteo e l'umanità. Il dio supremo ordinò a Efesto di creare la prima donna. L'astuto dio creò la più graziosa delle creature. Le furono presentati gli dei, che le fecero diversi doni. Afrodite le diede una bellezza ineguagliabile. Hermes le concesse il potere della parola. Le Cariti la adornarono con abiti e gioielli. Pandora si trasformò in una magnifica creatura. Zeus ordinò a Hermes di dare in dono Pandora a Epimeteo, ma prima le diede un bel vaso dicendo: «Prendi questo dono da me e dallo agli uomini, ma non aprirlo per nessun motivo». Pandora fu presentata a Epimeteo. Questi era talmente colpito dalla bellezza insormontabile della giovane che dimenticò il consiglio del fratello di non accettare mai alcun dono dagli dei. Epimeteo condusse Pandora in una stanza del suo palazzo. Lei rimase lì, ammirando il vaso che aveva portato in dono dagli dei. Pandora si chiese che tipo di regalo potesse esserci dentro, dato che il vaso era già stupendo di suo. Non riuscì a resistere alla curiosità e decise di guardarci dentro. Pandora aprì il vaso con attenzione. La giovane ingenua non aveva idea di cosa stesse per succedere. Una forza potente spinse via Pandora e una nebbia nera cominciò a uscire dal vaso. Questa nebbia conteneva tutti i mali che Prometeo non aveva creato negli uomini. Fino a quel momento l'uomo era puro e viveva nell'età dell'oro. Non c'erano necessità e conflitti, era un mondo di pura felicità. Ma il vaso liberò ogni sorta di male che avrebbe afflitto l'umanità: l'invidia, la crudeltà, l'avidità, la malattia e la fame facevano ormai parte del mondo degli uomini. Pandora cercò di chiudere il vaso, ma senza successo.
La ragazza si accorse che tutti i mali erano usciti dal vaso, ma sul fondo restava ancora la speranza. La speranza che dà all'uomo la forza di non rinunciare alla propria vita di fronte ai mali e agli ostacoli che lo affliggono. Con la speranza, Zeus riuscì a prolungare indefinitamente la punizione inflitta agli uomini. Una delle divinità più potenti della mitologia greca è Poseidone, il dio dei mari. Dal suo trono nel suo palazzo sottomarino, esercitava tutto il suo potere sui sette mari. Insieme ai suoi fratelli Zeus e Ade, aveva sconfitto Crono e i suoi titani durante la famigerata Titanomachia. A Poseidone fu affidato il dominio dei mari, Ade regnava sugli inferi, mentre Zeus era il re del cielo. Poseidone era piuttosto lunatico. Durante i suoi attacchi d'ira si generavano terremoti e onde anomale. Avventurarsi in mare poteva rivelarsi una condanna a morte. Preoccupato per i mari tempestosi, Zeus pensò a una soluzione per alleviare le violente esplosioni di Poseidone. Il dio delle acque aveva bisogno di una moglie. Il signore dell'Olimpo chiese a Nereo, un'antica divinità marina, di cedere una delle sue belle figlie in sposa a Poseidone. Nereo era onorato che uno dei suoi discendenti regnasse sui mari. Una volta che Poseidone fu informato che Nereo gli avrebbe concesso la mano di una delle sue figlie, partì per incontrare la sua promessa. Le Nereidi, le figlie di Nereo, furono portati al dio dei mari perché potesse scegliere la sua nuova moglie. Tutte le ninfe marine erano splendide, ma una ragazza in particolare attirò l'attenzione di Poseidone. Il suo nome era Anfitrite. I suoi capelli neri come la notte la facevano risaltare tra le altre. Non appena la vide, il dio seppe subito chi sarebbe stata la sua nuova moglie. Il dio partì fiducioso e con un'espressione lasciva negli occhi per sposare la bella ninfa del mare. Ma l'innocente sirena respinse il suo approccio e fuggì nelle oscure profondità dell'oceano. Poseidone cercò Anfitrite in tutto l'oceano, senza successo. La delusione del tradimento rese il dio ancora più scontroso. A questo punto fu Zeus a innervosirsi per quella situazione incresciosa e costrinse Doride, la madre di Anfitrite, a rivelare dove si trovasse la figlia. Doride non aveva scelta e svelò il suo nascondiglio. Temendo di spaventare nuovamente la ninfa, Poseidone inviò il suo fedele delfino per convincere la Nereide a incontrarlo. Anfitrite cedette all'invito di una creatura così graziosa e decise di tornare e dare una possibilità al dio. La sirena sarebbe diventata la nuova regina dei mari. Come ringraziamento per il suo servizio a Poseidone, Delfino fu trasformato in una costellazione. L'unione di Poseidone e Anfitrite diede vita a Tritone, un dio metà uomo e metà pesce. Avrebbe servito come messaggero di Poseidone e sarebbe diventato il suo erede. Il piano di Zeus aveva funzionato. I mari divennero più pacifici e meno pericolosi. Tuttavia, nemmeno tutto il fascino di sua moglie sarebbe bastato a contenere l'aspro carattere del signore dei mari. Il giardino delle Esperidi era considerato uno dei luoghi più belli della terra. Era lì che viveva la bella dea Era prima di incontrare Zeus. Il dio del tuono si innamorò di lei, ma la dea, sapendo come Zeus avesse la fama di donnaiolo, rifiutò i suoi approcci. Il grande dio non rinunciò alla sua nuova passione e progettò un piano per conquistarla. Assunse la forma di un piccolo uccello, noto come Cuculo, e scatenò un forte temporale. La dea si impietosì nel vedere quell'uccellino bagnato e infreddolito. Per confortarlo e scaldarlo, Era lo abbracciò con il suo corpo. Zeus, in forma d'uccello, approfittò di quella occasione per unirsi a lei. Dopo questa unione, Zeus ed Era decisero di organizzare una grande festa di matrimonio, a cui tutte le divinità furono invitate. A Hermes fu dato il compito di invitare tutte le divinità e gli dei minori alla cerimonia. Gli ospiti cominciarono ad arrivare.
nessuna divinità ebbe l'audacia di non partecipare alle nozze del Dio Supremo. Solo la ninfa Chelone, nota per la sua pigrizia, non si presentò. Poiché Hermes era responsabile della consegna degli inviti, temeva di essere incolpato dell'assenza dell'ospite. Così tentò di capire cosa fosse successo. Il dio arrivò a casa della ninfa e la cercò. Hermes trovò la ninfa addormentata e le chiese perché non fosse alla festa. La ninfa rispose che stava per uscire di casa e che non avrebbe dovuto preoccuparsi. Sentendosi più a suo agio, il dio tornò subito alla festa. Chelone decise di dormire solo altri 5 minuti. Molto più tardi si svegliò e si diresse lentamente verso la festa, un passo più lento dell'altro. La sua pigrizia era colossale. Avrebbe preferito starsene a letto in quel momento. A metà strada cominciò ad incontrare gli ospiti di ritorno dalla festa. Così decise di tornare a casa anche lei, poiché la festa probabilmente era finita e non c'era bisogno di stancarsi inutilmente. Hermes, come temeva, alla fine fu ritenuto responsabile dell'assenza della ninfa. Zeus ed Era non immaginavano che Chelone potesse commettere un tale atto di insolenza. Furioso di essersi preso la colpa, Hermes decise di tornare a trovare Chelone. Chelone stava facendo il suo solito sonnellino, galleggiando nel laghetto di fronte alla sua casa. Alla vista di quella scena, Hermes divenne cieco di rabbia. Sollevò la casa di Chelone da terra e decise di punire la ninfa indolente. «Non ti piace stare lontana dalla tua bella casetta, eh? Allora da adesso in poi dovrai portarla con te ovunque andrai!» Il dio gettò la casa sulla ninfa, che galleggiava sulle acque. Dopo l'impatto, Chelone emerse con l'aspetto di un rettile. La ninfa fu punita. Ora avrebbe dovuto portare la casa sulla schiena. Ma la sua pigrizia e la sua lentezza non cambiarono. Era, la regina degli dei dell'Olimpo, era finalmente incinta del figlio di Zeus. Eccitata, la dea non faceva altro che fantasticare su quanto sarebbe stato bello suo figlio. Le sue aspettative erano enormi, perché sarebbe stato il figlio del re e della regina del cielo. Tuttavia, il bambino non era quello che Era aveva immaginato. Quando vide suo figlio per la prima volta, rimase inorridita. Era un bambino peloso dai lineamenti aspri, con la pelle scura ricoperta di fuliggine, e quando piangeva diventava ancora più brutto. Furibonda, la dea disse che quello non poteva essere suo figlio e lo gettò nell'oceano dalla cima dell'Olimpo. Il piccolo dio si schiantò violentemente nelle acque dell'oceano, ma sopravvisse. Tuttavia, rimase zoppo e zoppicò per il resto della sua vita. Efesto fu salvato dalla ninfa dell'oceano Teti, che si affezionò rapidamente al bambino, a differenza della dea Era. Teti lo portò sull'isola di Lemno, dove Efesto crebbe giocando con i vulcani. Fin dall'infanzia, Efesto sviluppò un'abilità senza pari nell'arte della metallurgia. Usando il calore dei vulcani, creò potenti armi e splendidi gioielli. Il dio raggiunse la maggiore età e decise di tornare sull'Olimpo. Aveva forgiato un bellissimo trono d'oro per la sua vera madre, la dea Era. Alla vista del ritorno del suo strano figlio, Era sentì un brivido lungo la schiena. Ma una volta visto il trono che Efesto aveva portato con sé, dimenticò rapidamente il suo disagio. Era contenta del regalo e non vedeva l'ora di provarlo. Il trono era splendido, comodissimo e degno di una divinità. Tuttavia, mentre cercava di alzarsi, la dea si rese conto di essere legata al trono e nessuno sembrava in grado di liberarla, tranne Efesto, che conosceva il segreto per slegarla. Egli pretese che sua madre e la corte dell'Olimpo smettessero di trattarlo con disprezzo e lo riaccettassero nell'Olimpo. Piena di vergogna, Era accettò la richiesta e fu liberata.
e cominciò a trattarlo con il dovuto rispetto. Infine Efesto avanzò un'ultima richiesta che scioccò tutti i presenti. Chiese il permesso di sposare Afrodite, la più bella delle dee. Zeus si rese conto che a causa della sua enorme bellezza, Afrodite suscitava passioni tra gli esseri dell'Olimpo. Prima o poi sarebbero emersi dei conflitti. Pertanto, anche senza consultare Afrodite, Zeus la costrinse a sposare Efesto per evitare problemi futuri. Il giovane Efesto venne accolto come una grande divinità. Il dio era un fabbro ineguagliabile. Tra le sue più grandi opere ci furono i sandali di Hermes, l'armatura di Achille e l'arco e le frecce di Eros. Era un artista divino. Sull'Olimpo la dea Hera sbuffava furiosa. Aveva appena scoperto che la dea Latona era incinta di suo marito Zeus. La dea allora proibì a Latona di partorire in qualsiasi luogo che avesse un terreno solido. Nessuna terra offrì quindi riparo alla dea incinta. Vagò a lungo senza meta, patendo i dolori del parto. A un tratto arrivò nell'isola di Delo. Quest'isola, non essendo collegata alla terra, non era coperta dal divieto della regina degli dei. Qui Latona riuscì a partorire. Con sua grande sorpresa non partorì un solo figlio, ma due. Prima nacque Artemide e poi Apollo. Apollo era bello e biondo, la perfetta rappresentazione del sole. Artemide aveva la pelle bianca come la luna e i capelli neri come la notte che la circonda. Dopo aver saputo della nascita dei figli di Latona, la dea Hera andò su tutte le furie e decise di mandare il serpente Pitone a braccare e divorare i neonati. Latona ricominciò a vagare per il mondo, fuggendo dal serpente che la inseguiva e minacciava di divorare i suoi figli. In un'occasione lei e i suoi bambini avevano sete e trovarono un piccolo stagno. Sulla riva c'erano dei contadini sgarbati che proibirono con violenza alla dea e ai suoi bambini di bere. Per fermarla, i contadini mescolarono il fondo dello stagno con i loro piedi, in modo che il fango si mischiasse all'acqua e la rendesse imbevibile. Consumata dalla rabbia, Latona trasformò i contadini in rane, costringendoli a passare il resto della loro vita a zampettare nello stagno. I piccoli dei crebbero e Zeus donò loro archi molto potenti, costruiti appositamente per loro da Efesto. Artemide fu subito deliziata da questo regalo e cominciò a dedicare la sua vita all'uso dell'arma. Divenne la dea della caccia. Apollo, con il nuovo arco fra le mani, riusciva a pensare solo a una cosa: vendicarsi del serpente che aveva tormentato sua madre per così tanto tempo. Zeus disse a suo figlio dove trovare la tana della bestia e lui si diresse lì per ucciderla. Il serpente si trovava in una caverna ai piedi del monte Parnaso, dove dormiva in un lungo letargo, poiché nulla lo minacciava. Apollo istigò il serpente ad uscire dal suo nascondiglio, scoccando frecce incandescenti nella grotta. Pitone allora uscì dalla tana, assetato di sangue e desideroso di divorare il suo avversario. Apollo lanciò una serie di frecce contro il mostro, ma queste rimbalzarono sulle dure scaglie. Il dio cercò un punto debole nella bestia, mentre schivava i suoi morsi letali. Fiducioso, il giovane scoccò due frecce insieme. Una colpì l'occhio del pitone e l'altra il petto, che era coperto da scaglie più sottili. Il cuore era stato ferito e la bestia ruggiva dal dolore. Apollo scoccò un'ultima freccia, che entrò nella bocca del mostro e lo uccise. Pitone morì. E sulla sua carcassa, Apollo decretò che un tempio sarebbe stato costruito in suo onore. Questo luogo divenne noto come l'oracolo di Delfi, dove le sacerdotesse conosciute come pitonesse avrebbero fatto le loro profezie. Nell'antica Grecia c'era una regione che oggi è conosciuta come Attica. Lì regnava Cecrope, un essere nato in quelle terre, con la coda di serpente e il corpo di un uomo. Sotto il suo dominio, la città di Cecrope prosperava. Questa città era circondata dal mare. La pesca era essenziale in questa società,
dato che gran parte del cibo degli abitanti proveniva dal mare. A causa della dipendenza dal mare, il culto di Poseidone era molto diffuso nella regione. Il dio dei mari voleva una città che lo glorificasse e per questo motivo andò a Cecropia. Popolo di Cecropia, consacrate questa terra al Signore dei mari e l'oceano sarà il vostro giardino. Il vostro popolo supererà tutti gli altri nella navigazione. Cambiate il nome della città in Poseidonia e riceverete le mie benedizioni. Il dio colpì la terra con il suo tridente e una fonte di acqua salata cominciò a sgorgare. Questo è il mio regalo per voi. Prima di partire per il mare, inginocchiatevi davanti alla fonte ed essa vi dirà se è sicuro navigare. Improvvisamente, un forte lampo interruppe Poseidone. In mezzo alla luce apparve la sagoma di una figura femminile. Era Atena, dea della saggezza e della strategia. Anche lei voleva essere la patrona della città. La dea si rivolse alla folla, che era già sorpresa dalla visita di Poseidone e che ora era sbalordita davanti a una divinità così maestosa. Cittadini dell'Attica! Se mi sceglierete come protettrice della città, la bellezza e la saggezza fioriranno in questa terra. Le arti e le scienze si svilupperanno come in nessun'altra parte del mondo. La dea conficcò la sua lancia a terra e dal solco nacque un bellissimo ulivo. Questo è il mio dono. So quanto sia arida la terra intorno a voi, ma i frutti di questa pianta potranno essere il vostro cibo. Inoltre, potrete usare il suo olio per allontanare le tenebre e riscaldare le vostre case. La gente rimase meravigliata dal dono. Cecrope, temendo di adirare la divinità che avrebbero trascurato, pensò che dovesse essere la popolazione della città a scegliere quale dio onorare. Gli uomini vivevano del mare e tutti votarono per Poseidone. Ma le donne, che vivevano della terra, ritennero che i doni di Atena fossero superiori. E poiché in città c'erano più donne che uomini, Atena vinse. Poseidone era furioso e non accettò la decisione del popolo. C'è solo un modo onorevole per decidere. Prendi le tue armi e combatti contro di me! Poseidone era uno degli dei più potenti. Credeva che Atena non potesse competere con lui. Ma la coraggiosa dea non aveva paura e si preparò allo scontro. La battaglia tra gli dei iniziò ed entrambi si batterono con valore. La disputa fu interrotta da un fulmine di Zeus. Questa disputa sarà discussa al Consiglio degli Dei dell'Olimpo, dove sarà deciso il destino della città. Sul Monte Olimpo, gli dei si riunirono per risolvere la disputa tra Atena e Poseidone. Zeus era a capo del consiglio e lasciò che fossero gli altri dei a decidere sull'argomento. Tutti gli dei maschi votarono per Poseidone e tutte le dee votarono per Atena. In quanto capo, Zeus si astenne e Atena la spuntò per un solo voto di differenza. E così l'antica città di Cecropia divenne nota come Atene. In onore della dea, un bellissimo tempio fu costruito in cima all'Acropoli in suo onore. Ma la furia di Poseidone rese la vita difficile agli ateniesi. Non erano più i benvenuti in mare. La popolazione preoccupata andò all'oracolo di Delfi. La Pizia disse loro che la furia di Poseidone si sarebbe spenta solo se le donne di Atene fossero state punite. Per riconciliarsi con il dio, tutte le donne atenesi persero il diritto di voto. Per suggellare la pace tra Atena e Poseidone, fu costruito un magnifico tempio in onore al dio a Capo Sunio. Il dio fu magnanimo e perdonò il popolo di Atene, permettendo alla città di tenere il suo dono. Così in Grecia emerse una città che avrebbe prevalso su tutte le altre. Ci vollero migliaia di anni perché le donne ateniesi recuperassero il loro diritto di voto.
Licaone fu uno dei primi re dell'Arcadia, una regione che in un lontano passato era stata uno dei luoghi più splendidi mai esistiti. Durante l'età dell'oro degli uomini, l'abbondante ricchezza di queste terre portava pace e felicità. Ma l'egoismo e l'avidità misero fine a questo regno utopico. Re Licaone, divenuto un uomo rozzo e senza cuore, sembrava deciso a recuperare la prosperità degli anni d'oro dell'Arcadia e lasciò che il suo popolo lo venerasse. Licaone sapeva che ripristinare la gloria dell'Arcadia era impossibile senza la benedizione degli dei. Così costruì un grande tempio in onore di Zeus. Il signore degli dei, grato per il tributo, cominciò a mostrare il suo favore al re dell'Arcadia. Soddisfatto dei frutti delle sue fatiche, Licaone si dedicò ossessivamente a soddisfare gli dei e divenne un fanatico religioso. Per ottenere più benedizioni, il re cominciò a fare sacrifici assurdi, arrivando anche al sacrificio umano. Ma questa pratica era stata a lungo condannata dagli dei. Gli ingenui stranieri che arrivavano nella regione venivano catturati per essere sacrificati. Questa era un'enorme offesa al dovere di ospitalità preteso da Zeus. Quando venne a conoscenza di ciò che stava accadendo in Arcadia, Zeus, sotto mentite spoglie, decise di controllare se ciò fosse vero. Una volta arrivato, Zeus fu portato a palazzo per essere presentato al re e poi sacrificato. Ma uno dei figli del re si accorse che l'ospite era fin troppo calmo e avvertì il re. «Padre, c'è qualcosa di strano. La calma di quest'uomo mi sconvolge. Zeus sta mettendo a prova la nostra ospitalità, come ha fatto con Filemone e Bauci». Il re preparò un banchetto in onore dell'ospite, ma il piatto principale sarebbe stato qualcosa di unico e sinistro. Si iniziò a organizzare un banchetto con varie prelibatezze. Venne presentata la portata principale e Zeus ne rimase inorridito. Fu messo a tavola un piatto di carne umana. Licaone e suo figlio mangiarono l'orribile pasto. «Non vorrai rifiutare la nostra ospitalità?» «Maledetti fanatici! Avete travisato il culto degli dei in modo atroce! E pagherete il prezzo di questo sacrilegio!» I denti di Licaone cominciarono a trasformarsi in zanne e la sua pelle si ricoprì di peli. Zeus trasformò Licaone e i suoi discendenti in creature metà uomo e metà lupo. Le bestie iniziarono a vagare per i campi, nutrendosi del bestiame e terrorizzando le persone che vivevano nella regione. E durante le notti di luna piena si potevano sentire i lamenti del re, trasformato nella creatura che oggi conosciamo come il lupo mannaro. Hermes nacque dall'unione tra Zeus e Maia. Sua madre era una delle Pleiadi, figlie del titano Atlante. Quando il dio era ancora un bambino, sua madre lo nascose in una grotta mentre dormiva sotto la guardia di Ipnos. Tuttavia, quando si accorse che il guardiano si era addormentato, il piccolo dio scappò dalla grotta e decise di esplorare il mondo. Mentre vagava nella regione della Tessaglia, Hermes trovò Apollo che badava al suo gregge. Il giovane dio decise che voleva quegli splendidi animali. Così aspettò che Apollo se ne andasse prima di iniziare il furto. Poi Hermes aprì il cancello e prese con sé 50 capi di bestiame. Ma sapeva bene che senza una buona strategia sarebbe stato facilmente scoperto da Apollo. Così l'astuto Hermes legò dei rami d'albero alla coda degli animali. In questo modo le foglie eliminarono le tracce. In seguito guidò la mandria in modo che i buoi camminassero all'indietro. Questo creava l'impressione che la mandria si muovesse in una direzione diversa. Tuttavia, a metà strada, Hermes fu sorpreso da un uomo che gli chiese: «Cosa fa un ragazzo con così tanto bestiame?» Hermes sapeva di non avere una buona risposta
e così decise di corrompere l'uomo. «Ti darò un capo di bestiame se non dirai a nessuno di avermi visto!» «Non lo dirò a nessuno! Puoi fidarti di me!» Il dio sospettoso se ne andò e decise di tornare travestito da uomo adulto. «Hai visto passare un ragazzo con un gregge? Se mi aiuti, ti darò una grossa ricompensa!» «Sì, certo che l'ho visto! È andato in quella direzione!» «Resta qui e ti porterò la tua ricompensa!» Il dio andò su una montagna vicina e sollevò un enorme masso. «Ecco la grande ricompensa che ti meriti!» Dopo essere arrivato nel Peloponneso, Hermes sacrificò parte del suo gregge in onore degli dei. Dopo l'offerta, il dio trovò un guscio di tartaruga. Usando i tendini e le corna dei buoi sacrificati, inventò uno strumento musicale che sarebbe diventato noto come la lira. Hermes tornò a casa dopo questa avventura e si coricò nella sua culla. Quando Apollo si rese conto che era stato vittima di un furto, decise di cercare il suo gregge. Ma i trucchi di Hermes celarono l'identità del bandito. Apollo fu così costretto a usare i suoi poteri, che illuminavano con la chiara luce del sole tutto ciò che era oscuro. Trovò il nascondiglio di Hermes, dove il bambino fingeva di essere immerso in un sonno tranquillo. Apollo pretese che Maia svegliasse il bambino, perché gli dicesse dove si trovava il suo gregge. «Non vedi che il bambino sta dormendo tranquillamente? Come può aver fatto tutto quello che dici? Mi stai forse dicendo che uno degli dei più potenti dell'Olimpo è stato ingannato da un bambino? Davvero?» Furioso e imbarazzato, Apollo rispose: «Non so come abbia fatto, ma l'ha fatto!» In quel momento, Hermes cominciò a strimpellare la sua lira. Il suono dello strumento toccò il cuore di Apollo, che, incantato dall'oggetto, disse: «Dammi in dono quello strumento e tutto sarà dimenticato!» Hermes accettò e, da quel giorno, tra i due dei fratelli nacque un'amicizia. Apollo offrì a Hermes un potente caduceo e benedisse il fratello con talenti che lo resero una divinità degna di essere tra i grandi dell'Olimpo. Zeus lo accolse e gli offrì dei sandali alati, dandogli l'incarico di messaggero degli dei. La storia del furto del gregge di Apollo divenne famosa in tutto il mondo ed Hermes finì per essere adorato da tutti i truffatori e divenne anche conosciuto come il dio dei ladri. All'inizio dei tempi, Zeus guidò la vittoria degli dei dell'Olimpo contro i titani durante la Titanomachia, la guerra tra gli dei e i titani per il controllo dell'universo. Zeus divenne il signore degli dei, regnando sul mondo dal suo trono sul monte Olimpo. Quando il dio alzava il braccio mostrando le sue potenti saette, gli altri dei si inchinavano in segno di rispetto. Nessun dio aveva tanta autorità quanto Zeus. Solo la dea Hera, moglie di Zeus, era rispettata quanto suo marito. Ma nemmeno lei poteva opporsi alla testardaggine del signore degli dei. Seppure amasse sua moglie, Zeus non le era fedele e aveva molte relazioni extraconiugali. Per questo motivo, Hera e Zeus litigavano costantemente a causa della sua infedeltà. Stanca di essere umiliata dal marito, la dea iniziò a complottare contro il signore dell'Olimpo. Anche gli altri dei dell'Olimpo erano stufi dell'arroganza e dell'egoismo di Zeus. Egli spadroneggiava sul mondo secondo la sua volontà. Sotto la guida di Hera, decisero di organizzare un colpo di stato contro il loro sovrano. Gli dei entrarono nella stanza dove Zeus dormiva in un maestoso letto. Poseidone e Apollo afferrarono le braccia del dio e lo incatenarono al letto, utilizzando potenti catene d'oro fatte da Efesto.
Quando Zeus si accorse di ciò che stava accadendo, era già immobilizzato. Pazzo di rabbia, il dio pronunciò le minacce più terribili. Ma gli altri dei non gli prestavano attenzione. Erano più interessati a chi avrebbe occupato il trono supremo. La dea Era, regina dell'Olimpo e leader della rivolta, si considerava la scelta più ovvia per occupare il trono del marito. Ma il trono aveva altri pretendenti. Atena si riteneva la più esperta e rispettabile. A sua volta Apollo credeva che solo il dio del sole potesse portare luce in questa nuova era, mentre Poseidone sosteneva di essere il più potente. Estia fu l'unica a non candidarsi per la posizione. Teti, la ninfa figlia di Nereo, predisse che nell'Olimpo stava per scoppiare una guerra civile. La lotta dei confratelli poteva gettare il mondo nel caos e solo la mano ferma di Zeus poteva evitare tale conflitto. Teti incontrò il potente Briareo, il più grande degli Ecatonchiri, gigantesche creature con 100 braccia e 50 teste. La fedeltà di Briareo a Zeus era indiscutibile ed egli si recò sull'Olimpo. Gli dei rimasero paralizzati di fronte a quella creatura. L'Ecatonchiro spezzò le catene che imprigionavano Zeus. Il dio supremo scagliò un potente tuono che fece tremare tutto l'universo. Gli dei che avevano preso parte al colpo di stato deposero le armi in segno di sottomissione. Questo placò in parte la furia del dio. Era fu punita per aver guidato la ribellione contro Zeus. La dea fu incatenata e appesa al cielo. Rimase in quella posizione fino a che non giurò solennemente di non ribellarsi mai più contro il marito. Zeus riservò una punizione speciale ad Apollo e Poseidone. Gli dei furono obbligati a servire il re troiano Laomedonte e aiutarlo nella costruzione delle impenetrabili mura troiane. Apollo si affermò come una delle divinità più importanti dell'Olimpo dopo aver ucciso il temibile serpente Pitone. Il dio sfilava con il suo arco e le sue frecce pieno di orgoglio. Quest'arma, infatti, è uno dei suoi simboli. Il dio arciere trovò Eros, il dio dell'amore, che si allenava nella mira. Nonostante la sua figura infantile, aveva un portamento elegante e nobile con il suo arco. Sentendosi geloso del giovane dio, che maneggiava l'arco con tanta maestria, Apollo decise di deridere il talento di Eros. «Ehi, ragazzo! Che cosa pensi di fare maneggiando quel nobile strumento con tanta noncuranza? Non lo sai perché il mondo intero si riferisce all'arco come all'arma di Apollo? Con esso ho sconfitto il più terribile dei mostri!» Eros non cedette alle provocazioni. Voltò le spalle ad Apollo e cominciò ad andarsene. Ma il dio del sole continuò a sbeffeggiarlo. «Sì, bravo, vattene via! Con la tua pessima mira non riuscirai mai a realizzare un'impresa come la mia!» L'offesa di Apollo superò la pazienza del dio dell'amore. Aspettò che Apollo si voltasse e prese rapidamente una delle sue frecce d'oro. E quindi scoccò un colpo, colpendo il cuore del dio Apollo, che cadde in ginocchio. Eros non aveva mai sconfitto un grande mostro, ma aveva appena messo in ginocchio uno degli dei più potenti. La sua freccia non aveva ferito fisicamente il dio, ma ora Apollo era sotto la piena influenza dell'amore. Dopo essersi ripreso, il dio solare incontrò una bella ninfa. Il suo nome era Dafne, figlia di Peneo, un dio dei fiumi. Apollo si innamorò immediatamente della giovane donna. Ma Eros non aveva ancora finito di insegnare la sua lezione al dio. Scagliò una freccia di piombo e colpì il cuore di Dafne.
facendole provare repulsione per Apollo. Il dio della luce cercò di avvicinarsi alla ninfa, ma lei si allontanò immediatamente. «Perché scappi da me? Non vedi che io sono il dio Apollo, il dio della bellezza, della musica e della profezia?» disse Apollo pieno di orgoglio. «La tua figura mi disgusta. Non avvicinarti a me! Preferisco concedermi a un satiro disgustoso!» Tuttavia, Apollo non poteva resistere ai poteri della passione e cercò di avvicinarsi alla ninfa. Lei tentò di scappare, ma Apollo la inseguì. Quando il dio stava per raggiungerla, la ninfa corse nell'acqua del fiume di suo padre e disse: «Padre, ti prego, ti supplico, sono stanca di scappare. Porta via la mia bellezza, perché sta diventando una vera maledizione!» Peneo, il dio del fiume, aiutò sua figlia. Nel momento in cui Apollo la raggiunse, Dafne cominciò a trasformarsi in un albero. Dafne si era ormai trasformata e il desolato Apollo stava baciando e abbracciando un albero. E, mentre cercava di afferrare i capelli della ninfa, nelle sue mani rimasero solo foglie d'alloro. Dafne si era ormai trasformata in un albero di alloro. Rassegnato, Apollo disse: «Mi è stata negata la possibilità di amarti, ma da oggi in poi tu sarai la mia pianta sacra. Con le tue foglie farò una corona d'alloro che indosserò e concederò solo a coloro che trionfano». E da quel giorno la corona d'alloro divenne un simbolo di gloria. Apollo si sarebbe pentito profondamente di aver offeso il dio dell'amore. Infatti, dopo quel giorno, Apollo non fu più fortunato in amore. Il mondo greco era pieno di musicisti e poeti che cantavano la gesta degli dei e degli eroi. Ma nessuno di loro era paragonabile a Orfeo. Era figlio della musa Calliope e del dio Apollo. Dalla madre aveva ereditato una voce melodiosa insuperabile e dal padre un talento eccezionale per la scrittura della musica. Quando suonava la sua lira donatagli da Apollo, gli animali si calmavano e si fermavano ad ascoltarlo e anche le piante oscillavano al ritmo della musica. Ma Orfeo non era solo un artista virtuoso, era anche dotato di grande coraggio. Il giovane era stato parte dell'equipaggio di Giasone nella sua ricerca del vello d'oro. Grazie a Orfeo, gli argonauti erano sfuggiti al seducente canto delle sirene, poiché l'eroe era riuscito a sovrastare con la sua musica la micidiale melodia delle creature marine. Di ritorno dall'avventura, Orfeo incontrò la bella Euridice e se ne innamorò. Euridice era la più grande ammiratrice delle canzoni di Orfeo. La passione della giovane donna per le canzoni lo rendeva spesso geloso delle sue stesse composizioni. Durante il loro matrimonio, oscuri presagi indicavano un futuro turbolento, ma la coppia decise di vivere i propri giorni nel miglior modo possibile. Un giorno, mentre Euridice camminava nei campi, fu avvistata da Aristeo l'apicoltore. La giovane donna scappò dall'uomo che voleva violentarla, ma andò incontro a un triste destino. Durante la sua fuga nell'erba alta, la sfortunata ragazza venne morsa da un serpente velenoso. Euridice non riuscì a correre a lungo e cadde a terra. Alla notizia dell'accaduto, Orfeo corse dalla sua amata. La giovane donna morì tra le braccia di suo marito, prima di partire per il regno dell'Ade. Con il corpo dell'amata tra le braccia, Orfeo lanciò con la sua voce potente il lamento più triste di tutti. La felicità nelle sue canzoni scomparve, e da quel giorno in poi, dalla sua lira, uscirono solo suoni lugubri e malinconici. L'infelice Orfeo si rivolse a Zeus, il dio supremo dell'Olimpo,
chiedendogli di riportare in vita la sua amata moglie. Zeus disse che non poteva interferire negli affari di suo fratello Ade, ma Orfeo avrebbe potuto recarsi nel mondo dei morti per conversare con il dio degli inferi, con Hermes al suo fianco. Insieme al dio messaggero, Orfeo discese nel mondo dei morti. Con i suoi versi melodiosi, il giovane ammorbidì il cuore del barcaiolo Caronte, che accettò di compiere la traversata del fiume dei morti. Alle porte degli inferi c'era Cerbero, il cane a tre teste di Ade, il cui compito era fermare gli intrusi che cercavano di entrare nel dominio del suo padrone. Orfeo cominciò a suonare la sua lira e intonò un dolce canto che fece addormentare il cane. Ade e sua moglie Persefone furono sorpresi dalla presenza di Orfeo nei loro domini. Furioso, il dio disse: «Come osi invadere i miei domini, creatura mortale? Parla in tua difesa, o soffrirai nel Tartaro per tutta l'eternità. Ti supplico di permettermi di tornare nel mondo dei vivi con la mia amata Euridice». Orfeo cantò una canzone triste e il dolore del ragazzo fu profondamente sentito da tutti. Mentre Orfeo suonava la sua lira, il mondo dei morti si fermò ad ascoltarlo. Sisifo smise di far rotolare la sua pietra e, per un attimo, le furie dimenticarono di punire i peccatori e i ladri. Tutti furono ammaliati da Orfeo. Ade fu commosso dalla musica di Orfeo, fino a versare una lacrima di ferro. La regina Persefone intercedette per Orfeo e Ade chiese che Euridice fosse portata alla loro presenza. La riunione della coppia commosse tutti. Fu allora che Ade parlò. «Siete liberi di andare, ma tu devi stare davanti ed Euridice subito dietro. Per nessun motivo dovrai guardarti alle spalle, altrimenti la perderai di nuovo». Si aprì un oscuro passaggio dal sottosuolo alla superficie e la coppia si mise in cammino verso il mondo dei vivi. Orfeo camminò per tutto il tempo con grande preoccupazione, perché non era sicuro che Euridice potesse tenere il suo passo. Quando erano quasi alla fine del tunnel e la luce del sole già colpiva i suoi occhi, Orfeo non riuscì a trattenersi e si guardò indietro per assicurarsi che la sua amata fosse lì. Ma in quello stesso istante, Euridice fu trascinata di nuovo nel mondo dei morti. Orfeo cercò di afferrare la mano dell'amata, ma era troppo tardi. Disperato, Orfeo voleva tornare negli inferi, ma Hermes lo fermò. Il desolato Orfeo sprofondò in una terribile depressione e la sua musica non risuonò più di gioia. Qualche tempo dopo fu trovato da un gruppo di baccanti, le sacerdotesse di Dioniso, che volevano passare la notte con lui. Ma Orfeo non riusciva a fare altro che suonare e cantare le sue tristi canzoni. Infuriate, le baccanti gli tirarono delle pietre, ma il potere della sua musica le deviò. Le baccanti decisero di soffocare la musica con campane, urla e tamburi. Non più protetto dalla musica, Orfeo fu ucciso e squartato dalle baccanti. I suoi resti, insieme alla sua lira, furono gettati nel fiume. Le muse costernate presero la sua lira divina e lo onorarono trasformandolo in una costellazione. Nonostante la sua triste fine, lo spirito di Orfeo riuscì finalmente a incontrare la sua amata Euridice nei campi Elisi. L'acqua marina che circonda l'isola di Cipro sta diventando più mite, apparentemente pronta per la splendida scena che stava per accadere. Dalle acque cominciò ad emergere quella da considerare la più bella di tutte le dee. Afrodite, la dea della bellezza e dell'amore, figlia di Urano, il dio che un tempo aveva regnato sul mondo, si materializzò su una conchiglia.
dopo essere arrivata sul Monte Olimpo, era sotto i riflettori. Gli dei si rallegravano del nuovo arrivo, che illuminava ancora di più la splendida dimora degli dei. Zeus si accorse che tale bellezza sarebbe stata fonte di litigi e disarmonie. Dopotutto, Afrodite risvegliò negli dei sentimenti lussuriosi e pura invidia. Per evitare il caos, Zeus decise di unire Afrodite, la dea più bella, con Efesto, un dio dall'aspetto grezzo. Afrodite si sottomise al desiderio del dio supremo e si unì al dio delle fucine. Nonostante il suo aspetto rude, Efesto era condiscendente a prenderla in moglie. Usando il suo talento, creò e coprì sua moglie con i più bei gioielli. Tuttavia, il dio Fabbro era sempre assente, poiché passava molto tempo a lavorare nella sua fucina nel vulcano Etna. Nel frattempo, la dea dell'amore lottava contro la solitudine. C'era un altro dio, conosciuto come Ares, il dio della guerra, con una cattiva reputazione. I suoi sfrenati scoppi di violenza e la sua sete di sangue lo trasformarono in un individuo molto temuto dai mortali, ma anche ripudiato dagli dei. Anche Zeus, suo padre, non aveva alcuna simpatia per il dio della guerra. Scelse Atena, dea della saggezza e della guerra strategica, come sua prediletta. Ma una dea non riuscì a resistere all'approccio sconsiderato e ai modi maleducati del dio della guerra. Il suo nome era Afrodite. Ares aveva una perfetta forma atletica ed era incredibilmente bello. Agli occhi di Afrodite, questo contrastava con il dio Efesto, una divinità dall'aspetto ruvido e storpio, dopo la sua caduta dall'Olimpo quando era solo un bambino. Afrodite era stanca di essere così sola. Fu allora che la focosa dea dell'amore sentì l'arrivo di Ares, che era tornato da un'altra delle sue guerre. Guardando quel bellissimo dio intriso di sangue, le venne la pelle d'oca e si offrì prontamente di pulire tutto quel sangue. Ares si sentì sorpreso. Per molto tempo nessun abitante dell'Olimpo gli aveva mostrato la minima cortesia. L'insinuante Afrodite iniziò il suo rituale di seduzione. Il povero Ares non aveva alcuna possibilità contro i poteri dell'amore. Nascosti, gli dei attraversarono una notte d'amore infuocato. E da quel giorno in poi, ogni volta che Efesto andava al lavoro, Ares andava a trovare Afrodite sul suo letto matrimoniale. Per evitare di essere individuato da Helios, la personificazione del sole e il pettegolo numero uno tra le divinità, Ares ordinò ad Alectrion di sorvegliare la porta della stanza di Afrodite, avvisandolo se il sole fosse passato. Ipnos, il dio del sonno, si era già accorto che tra la coppia stava succedendo qualcosa di strano, ma non voleva essere considerato un informatore. Il dio del sonno colpì allora Alectrion, con un bisogno travolgente di dormire. Si addormentò e non vide il sole che si avvicinava. Dopo essersi svegliato, Ares si accorse che era già giorno. La coppia era stata sicuramente avvistata dal sole. Arrabbiato con Alectrion, Ares decise di punire il guardiano negligente, trasformandolo in un gallo. Da quel giorno in poi, Alectrion non ha mai smesso di gridare prima che il sole sorgesse. Il dio Helios disse a Efesto tutto ciò che vide. Rifiutò di credere al tradimento della moglie, ma decise di tendere una trappola per sicurezza. Mia amata moglie, ho un lavoro importante da fare e starò via per una settimana. Non temere, mio sposo, vai pure. E quando ritornerai, il letto sarà caldo ad aspettarti. Appena Efesto se ne andò, Ares si precipitò nel letto della moglie. Ma questa volta, la coppia adultera non l'avrebbe fatta franca. Il dio delle fucine aveva tessuto una rete così sottile che sembrava invisibile e la posizionò sopra al letto. Proprio mentre gli dei lo stavano facendo, la rete cadde sulla coppia, imprigionandola. Il dio cornuto chiamò le altre divinità a testimoniare quella scena vergognosa. Guardate questi traditori, colti in una situazione così vergognosa. Non potranno mai lasciare la mia potente rete.
rimarranno imprigionati per punizione. Hermes guardò Apollo e disse: a quanto pare Ares ha deciso di dedicarsi ad un altro tipo di battaglia, una cosa più corpo a corpo, per così dire. Di tutte le punizioni mai escogitate dagli dei, essere uniti ad Afrodite deve essere certamente insopportabile. Povero Ares. Tutti gli dei si misero a ridere, vergognato e umiliato. Efesto decise di rinnegare sua moglie. Dall'unione di Ares e Afrodite nacquero Deimos, Phobos e la bella Armonia. Zeus, signore degli dei, era nel mezzo di un'altra delle sue relazioni extraconiugali. Questa volta l'oggetto della sua lussuria era Semele, figlia del re di Tebe. Il dio scendeva sulla terra, di nascosto da sua moglie, per andare a letto con Semele. A differenza di altre sue relazioni, Zeus si presentò davanti alla sua amante sotto forma di un mortale, ma senza mai negare la sua identità di dio dell'Olimpo. Semele non aveva motivo di diffidare del dio, dato che solo una divinità poteva fornire così tante notti di piacere sublime. Un giorno, quando Semele si svegliò, sentì il calore del dio sulle sue lenzuola. La principessa pensò che doveva essersene andato un attimo prima. Con un sorriso radioso di chi ha passato una notte meravigliosa, Semele si alzò dal letto e chiamò la sua serva Beroe. La vecchia domestica si avvicinò per aiutare la sua padrona a vestirsi, mentre lei si vantava della sua romantica avventura. Ma Semele non sospettava che la vecchia fosse la dea Era travestita da cameriera. La dea ingoiò la sua rabbia. Stanca di essere umiliata da Zeus, organizzò un piano per punire la principessa. La falsa ancella cercò di alimentare un dubbio sull'identità dell'amante di Semele. Disse che la principessa aveva poca esperienza come amante, pertanto sarebbe stata certamente abbagliata dal talento del suo spasimante. Le consigliò di essere meno impressionata, dato che quel talento poteva essere trovato in qualsiasi uomo intraprendente. I dubbi della principessa aumentarono, ma continuò a credere nel suo amante. Tuttavia, chiese alla cameriera di chiarire questa incertezza. La cameriera le disse che c'era un modo semplice: chiedere all'uomo di giurare di mostrarsi per quello che era veramente. Semele pensò che fosse un'idea eccellente. La sera, quando il suo amante tornò, Semele gli disse che aveva una richiesta. Zeus le assicurò che nulla era fuori dalla sua portata. Lei poteva chiedere tutto quello che voleva. Soddisfatta dalla promessa del suo amante, Semele chiese a Zeus di mostrarsi nella sua vera forma, in tutto il suo splendore. Zeus aveva il cuore spezzato nel sentire la richiesta della sua amante, ma poiché aveva giurato di concederle qualsiasi cosa, non poté rifiutare. Il grande dio rivelò tutta la sua gloria davanti alla giovane principessa. Lei rimase esterrefatta davanti allo splendore del suo amante, ma la luminosità e il calore emanati dal dio divennero sempre più forti, ardendo viva la povera mortale. Tra le fiamme e sentendo la morte avvicinarsi, la povera ragazza pensò alla sua stupidità per aver lasciato che la maledetta Beroe piantasse il seme della sfiducia nel suo cuore. La sfortunata principessa si trasformò in un mucchio di cenere. Ma Zeus notò che c'era la vita tra le ceneri. Era un bambino non ancora completamente formato. Zeus aprì una fessura nella sua gamba, all'altezza della coscia, e vi mise dentro il piccolo feto. Il dio aveva già dato alla luce Atena, immersa dalla sua testa. Perché non dare alla luce un altro bambino? Qualche tempo dopo, il bambino nacque, l'unico dio dell'Olimpo ad essere figlio di una mortale. Per evitare l'ira di Era, Zeus chiese a Hermes di consegnare segretamente il bambino a sua zia Ino e ad Atamante, il re di Beozia. Quel bambino divenne uno degli dei più noti della mitologia greca. Il suo nome era Dioniso, dio del vino e dell'estasi.
Eco era una bella ninfa che amava divertirsi nei boschi e nei campi. Era una delle migliori amiche di Artemide, la dea della caccia, e godeva di un certo prestigio tra le altre divinità. Ma Eco aveva un serio problema. Era una chiacchierona e le piaceva avere sempre l'ultima parola su tutto. Zeus, il signore dell'Olimpo, adorava la compagnia delle belle ninfe e le visitava spesso quando scendeva sulla terra. Un giorno la dea Era, sua moglie, decise di cercarlo. Si recò nella foresta delle ninfe per coglierlo in flagrante. Eco, vedendo la dea avvicinarsi, cercò di tagliarle la strada per coprire la fuga di Zeus. Ella lusingò la bellezza della dea parlando incessantemente, mentre Zeus ne approfittava per fuggire. Era, stanca della ninfa chiacchierona, le ordinò di stare zitta e di togliersi di mezzo. La moglie di Zeus capì che era stata ingannata ed Eco non sarebbe sfuggita impunita alla sua rabbia. Era punì la ninfa logorroica. Da quel giorno il suo destino fu quello di ripetere l'ultima parola che avrebbe sentito. Eco continuò a vagare tristemente per i boschi, fino al giorno in cui incontrò l'uomo più bello che avesse mai visto. Si innamorò immediatamente, ma sapeva che non aveva modo di esprimere il suo amore. L'uomo era Narciso, uno dei giovani più belli di tutta la Grecia, noto per disdegnare tutte le sue pretendenti. Durante una battuta di caccia con i suoi amici, si allontanò dagli altri e finì nel bosco. Fu allora che sentì un rumore provenire dai cespugli. «C'è qualcuno lì?» «Lì, lì, lì!» Narciso si avvicinò alla ninfa e lei, folle di passione, cercò di toccarlo. Lui la spinse via e disse «Lasciami, non ti voglio!» «Ti voglio, ti voglio!» Narciso corse via e lasciò la ninfa da sola. «Ti voglio! Ti voglio!» Dopo essere stata snobbata da Narciso, Eco vagava per i boschi quando si imbatté in un gruppo di ninfe anch'esse rifiutate dal ragazzo. A differenza di Eco, che aveva accettato il suo triste destino, esse gridarono a Nemesi, la dea della vendetta, di punire il giovane che le aveva disprezzate. La dea ascoltò le loro preghiere e decise di punire Narciso, insegnandogli cosa significhi l'amore non corrisposto. Il giovane stava passeggiando vicino a una sorgente e decise di fermarsi per bere. Quando si inginocchiò, vide il suo riflesso nell'acqua e capì perché tutte le donne si gettavano ai suoi piedi. In quel momento si innamorò della sua stessa immagine. Tentò di toccare il volto del suo riflesso, ma quando lo fece, esso svanì. «Perché scappi da me? Mi sorridi e poi mi disprezzi!» Eco, nascosta, osservava tutto. Narciso passava giorni a contemplare la sua immagine. Narciso smise di mangiare e cominciò ad appassire, ma non smise di contemplare la propria bellezza. Fino al giorno in cui cadde nell'acqua cercando di afferrare il suo riflesso. Ormai debole, annegò. Il suo spirito fu portato nel mondo dei morti. Lì contemplò la propria immagine nelle acque del fiume Acheronte durante la traversata. Un bellissimo fiore crebbe dove era sepolto il corpo di Narciso. Le ninfe diedero a questo fiore il nome di Narciso. Eco sprofondò in una profonda tristezza e scelse di ritirarsi a vivere in una grotta di montagna. Alla fine la ninfa fu assorbita dalla montagna, ma ogni volta che Eco viene chiamata, si fa avanti per dire l'ultima parola. Nel lontano regno di Frigia, il dio Dioniso non riusciva a trovare Sileno, il suo fedele compagno di bevute. Era anche il maestro e genitore adottivo del dio.
Sileno era considerato un saggio che impartiva le sue migliori lezioni da ubriaco mentre acquisiva il potere della profezia. Il vecchio saggio fu trovato svenuto dai contadini nella foresta dopo essere stato in coma etilico. Lo portarono dal re Mida, che lo riconobbe e lo accolse immediatamente con piena ospitalità. Ci furono giorni di bevute e festeggiamenti in onore dell'illustre ospite. Il dio Dioniso fu contento di trovare il suo vecchio compagno così ben accolto nella sua casa. Salutò il re Mida e, in segno di gratitudine per la buona azione, decise di esaudire qualsiasi desiderio di Mida. L'ambizioso Mida non rifletté prontamente sulla questione e scelse rapidamente il suo desiderio. «Voglio che tutto ciò che tocco si trasformi in oro». «Sei sicuro?» «Sì, certo! Sarò l'uomo più ricco che sia mai vissuto!» Dioniso esaudì il suo desiderio, ma si dispiacque per Mida per non aver fatto una scelta migliore. Mida, ansioso di testare il suo nuovo talento, raccolse una piccola pietra che giaceva a terra ed essa si trasformò immediatamente in una pepita d'oro. Euforico, Mida toccò diverse cose e tutte mostrarono immediatamente il colore dorato dell'oro. Mida si sentì improvvisamente affamato e decise di mangiare una mela. Quando toccò il frutto, questo si trasformò in una copia dei pomi d'oro nei giardini delle Esperidi. L'astuto Mida provò un nuovo approccio. Prese una forchetta, che presto divenne d'oro, e la infilò in un pezzo di pane. Il re portò la forchetta alla bocca e, mentre cercava di morderla, sentì il suo dente spezzarsi, perché anche il pane era diventato d'oro. Il re si rese conto che quello che pensava fosse un dono era ora una maledizione. Mida sentì che la sua fine era inevitabile, poiché sarebbe morto rapidamente di fame, e crollò in lacrime sul tavolo da pranzo. La figlia del re arrivò a palazzo e vide suo padre piangere sul tavolo. Tentando di consolarlo, toccò la mano del padre. Mida guardò con orrore sua figlia, che si era trasformata in una statua d'oro. In preda alla disperazione, si inginocchiò e chiese al dio Dioniso di rimuovere quel potere nefasto. Il dio ebbe pietà di Mida, poiché non aveva intenzione di far del male a Mida e a sua figlia. Dioniso chiese al re di immergersi nelle acque del fiume Pactolus e, una volta nell'acqua, di chiedere che il potere del suo tocco fosse rimosso. Mida si immerse nelle acque e il letto del fiume si coprì di una sabbia dorata e anche le squame dei pesci cominciarono a brillare come oro. Il re fu finalmente libero dalla maledizione. Tutto ciò che toccava ritornò alla normalità, compresa sua figlia. Dopo questo trauma, Mida ripudiò ogni ricchezza e partì in compagnia di Pan per vivere semplicemente e umilmente nei campi e nelle foreste. Gaia, la madre terra, provava ancora molto risentimento nei confronti degli dei dell'Olimpo, che avevano imprigionato i titani nel Tartaro. La madre terra generò una potente progenie dal sangue versato da Urano dopo la sua decapitazione. Questi esseri estremamente forti divennero noti come giganti. L'esercito era costituito da 24 giganti, il cui unico scopo era detronizzare gli dei del Monte Olimpo. Gli dei dell'Olimpo si unirono per affrontare questi formidabili nemici. Combatterono per difendere il nuovo ordine cosmico e impedire che il mondo tornasse nel caos. Iniziò così la lotta tra gli dei e i giganti. Ma gli dei sembravano impotenti, perché anche i loro colpi più potenti non riuscivano a sconfiggere i giganti. La dea Hera profetizzò che ci sarebbe stato solo un modo per sconfiggere i giganti. Con suo grande disappunto, la profezia diceva che gli dei avrebbero potuto vincere solo con l'aiuto di un potente mortale, vestito di pelle di leone. C'era un solo uomo sulla terra che corrispondeva a questa descrizione. Il suo nome era Ercole. Zeus ordinò ad Atena di cercare Ercole, affinché potesse unirsi agli dei dell'Olimpo
I potenti giganti continuavano a essere imbattibili se si trovavano a contatto con la terra in cui erano nati, vicino alla traccia, e cominciarono ad accumulare grandi pietre, cercando di raggiungere la dimora celeste. Ma mentre i giganti erano concentrati a difendere il loro edificio, furono sorpresi da un terrificante ruggito. Fuggirono senza guardarsi dietro, ma non sapevano che erano solo gli ululati dell'asino di Sileno, che stava portando il suo allievo Dioniso a unirsi alla battaglia. Con il coraggio spericolato che solo un individuo totalmente inebetito ha, Sileno inseguì i giganti montati sul suo distinto animale. Si sentiva come un paladino su un cavallo bianco. Capendo di essere stati ingannati, i giganti si riorganizzarono e tornarono a combattere. Ma il tempo guadagnato da Sileno fu cruciale per l'arrivo dell'eroe Ercole. Ercole abbatté un gigante con una delle sue frecce, ma mentre cadeva a terra, il suolo diede al gigante nuova vita. Gli dei capirono che avrebbero dovuto attirare i giganti fuori dalla loro patria, perché solo così avrebbero potuto sconfiggerli. Il potente Ercole abbracciò un gigante e lo portò in un altro territorio, dove lo sterminò con la sua clava. Il gigante Porfirio cercò di attaccare la dea Era, ma fu colpito da una freccia di Eros. Nonostante la ferita, il gigante continuò ad attaccare, ma ora con desideri puramente lussuosi. Geloso, Zeus colpì la creatura con una delle sue saette più potenti. Nel frattempo, il dio Ares combatteva coraggiosamente contro i giganti, ma finì in ginocchio. Tuttavia, fu salvato da Apollo e da Ercole, che con i loro archi abbatterono un altro gigante. Gli dei così indebolirono i giganti, preparandoli per il colpo finale di Ercole, e i giganti caddero uno dopo l'altro. Dioniso abbatteva i giganti a colpi di tirso, mentre Ecate li immolava con le sue torce. Atena scagliò un enorme masso contro il gigante Encelado, che cercò di fuggire attraverso il mare. Questo enorme masso divenne l'isola di Sicilia, nella penisola italiana. Anche Ade partecipò alla battaglia, usando la sua forca, e prestò ad Hermes l'elmo dell'invisibilità. Quest'ultimo, ormai invisibile, correva ad alta velocità tra i giganti, sferrando colpi con il suo caduceo. Infine Zeus sfilò trionfante con il suo carro sui cadaveri dei giganti caduti, avendo al suo fianco Nike, la dea della vittoria. Il guerriero Ercole ricevette grandi tributi. Senza di lui, i giganti avrebbero gettato l'universo nel caos. In un'antica città della Grecia, nella regione della Lidia, c'era una bambina che amava giocare con i fili di lana che trovava nella tintoria del padre. Il suo nome era Aracne. Le sue abilità nell'arte della tessitura e del ricamo miglioravano notevolmente man mano che cresceva. Aracne cominciò a essere conosciuta come una grande artista e i nobili di tutta la regione ordinavano le sue preziose opere. La reputazione di Aracne continuò a crescere. Molti visitavano il suo laboratorio solo per vedere il suo lavoro. Anche le ninfe lasciavano i loro nascondigli per contemplare le opere d'arte della giovane tessitrice. Questa giovane donna ha un'abilità sorprendente. Questo non può che essere un dono di Atena, la protettrice dei tessitori. Un dono di Atena? Come si può attribuire tutto il merito del mio lavoro a una dea che non si è mai fatta vedere da queste parti? La dea Atena venne informata che una giovane donna sosteneva di essere la più grande tessitrice di tutti i tempi, superando lei stessa. Questi giovani impetuosi si considerano sempre invincibili, senza mai valutare le conseguenze delle loro azioni. Ma per sua fortuna oggi sono di buon umore. Atena prese le sembianze di un'anziana signora e visitò la bottega di Aracne.
Atena riconobbe che il lavoro della ragazza era davvero incredibile e decise di volerla guidare verso la giusta devozione nei confronti degli dei. Ragazzina, in effetti sei nata con un talento notevole, ma data la tua giovane età, non credo sia saggio paragonarsi agli dei, a coloro che ti hanno concesso tutto e che possono anche portarti via tutto. Quello che tu chiami talento divino non mi è stato dato dagli dei. L'ho acquisito con molti anni di studio, lavoro e dedizione. Ma devi essere grata ad Atena, la protettrice dei tessitori. Non devo nulla ad Atena. Sono quasi certa che le mie opere siano molto più belle delle sue. Se fosse così brava, avrebbe il coraggio di accettare la mia sfida. Ragazzina insolente, come osi sfidare gli dei? Atena rivelò la sua identità e le ninfe si inchinarono alla dea, ma l'audace tessitrice la affrontò con uno sguardo inflessibile. Pensi davvero di poterti paragonare alla figlia di Zeus e alla protettrice dei tessitori? Accetto la tua sfida. Atena e Aracne iniziarono un improbabile scontro, in cui una giovane, che era poco più di una bambina, sfidava una delle più grandi divinità. La ragazza e la dea non risparmiarono alcuno sforzo per fare del loro meglio. Atena realizzò una scena che raffigurava la sua gloriosa vittoria su Poseidone nella contesa per Atene. Era davvero un pezzo impressionante. Ma quando Atena vide l'opera di Aracne, rimase stupita. Era magnifica. Mentre voi dei vi vantate mostrando i vostri successi, io preferisco mostrare l'altro lato delle grandi divinità. Aracne aveva realizzato un'opera in cui Zeus si travestiva da toro per ingannare la povera principessa Europa. Atena allora si infuriò e strappò il lavoro di Aracne. Ma il motivo principale della sua rabbia non era l'offesa agli dei, ma quanto il fatto che l'opera di Aracne fosse perfetta e senza difetto alcuno. Voi mortali siete tutti uguali. Ogni volta che vi vengono dati talenti eccezionali, siete consumati dall'orgoglio, dall'arroganza e dalla vanità, pensando di essere allo stesso livello degli dei. La dea punì Aracne. La giovane donna fu trasformata in un'orribile creatura a 8 zampe. Ma la dea non si aspettava che, avendo 8 zampe, ella avrebbe iniziato a tessere ancora meglio. E quando la dea vide l'ultimo lavoro della tessitrice, disse: che sia maledetta, è davvero brava. Nel regno fenicio di Tiro viveva una bella principessa di nome Europa. Era la figlia del re Agenore, un discendente della più alta nobiltà egiziana. Il re donò alla sua bella figlia un abito maestoso. Apparteneva a sua madre, la ninfa Libia, che l'aveva ricevuto in dono dal suo amante Poseidone. La giovane ragazza brillava di splendore mentre indossava l'abito fatto dagli dei, tanto che la sua bellezza attirò l'attenzione di Zeus sull'Olimpo. Durante la notte la principessa fece uno strano sogno. Due donne divine stavano combattendo. Una aveva tratti orientali, l'altra sembrava occidentale. La vincitrice avrebbe conquistato Europa. La donna dall'aspetto occidentale uscì vincitrice. Si rivolse alla giovane Europa e le disse che un giorno sarebbe stata portata in una terra lontana dove sarebbe stata consegnata a Zeus. Europa si svegliò spaventata, chiedendosi se quello che era successo fosse solo un incubo o una legittima profezia.
Al mattino, la principessa andò a fare una passeggiata in riva al mare con le sue amiche, ignorando che Zeus, traboccante di lussuria, le stava osservando. Zeus si trasformò in un bellissimo toro bianco e decise di avvicinarsi alle ragazze. Loro notarono subito il superbo animale e si avvicinarono. Il toro bianco sembrava gentile ed emanava un dolce profumo. Europa e le sue amiche cominciarono ad accarezzare la sua morbida pelle e ne furono impressionate. Una delle ragazze decise di cavalcare l'animale, ma l'avvenente principessa Europa fu più veloce. Con l'aiuto delle sue amiche salì in groppa al toro. Zeus condusse lentamente la principessa lungo la spiaggia, mentre le giovani donne ridevano estasiate. Una delle amiche disse di voler cavalcare anche lei l'animale. Zeus affrettò il passo verso le acque del mare. Il toro e la ragazza entrarono in acqua. L'animale nuotava splendidamente e sembrava galleggiare sulle onde. Europa era euforica per l'esperienza, ma improvvisamente si rese conto che il toro la stava portando in mare aperto. Spaventata, si aggrappò all'animale, temendo di annegare. Navigarono a lungo fino a scomparire al largo. Quella notte, finalmente, il toro condusse la giovane ragazza sulla terraferma e poi la lasciò. La ragazza aveva paura perché non sapeva dove si trovava. Europa era disperata e pensava di togliersi la vita. Poi la bella donna che aveva incontrato nel suo sogno apparve. Era la dea Afrodite. La ragazza voleva solo sapere perché si trovasse lì. La dea dell'amore le disse che era stata rapita da Zeus in forma bovina. Ma non doveva preoccuparsi, perché lui le avrebbe dato tutto il suo amore e pianificato grandi onori per la sua futura prole. Zeus apparve allora e si presentò alla giovane donna. Le rivelò che si trovavano a Creta, la terra in cui il dio stesso era nato. Da quel giorno l'isola sarebbe appartenuta ai loro discendenti. Radamanto e Minosse, il futuro leggendario re di Creta, sarebbero nati dall'unione di Zeus ed Europa. Europa divenne immortale, poiché ora tutte le terre di quella regione lontana sarebbero state conosciute con il suo nome. Minosse regnava sovrano sull'isola di Creta, discendente da una nobile stirpe. Era il figlio della principessa Europa e di Zeus, il signore dell'Olimpo. Il dio si trasformò in un toro bianco e riuscì a rapire la fanciulla e a portarla sull'isola di Creta. La coppia ebbe tre figli, Minosse, Radamanto e Sarpedonte, che avrebbero ereditato l'isola di Creta. Minosse riuscì a prevalere sui suoi fratelli e conquistò la corona solo per sé. L'isola era situata su una rotta strategica nel Mediterraneo, che dava grandi profitti dal commercio con vari popoli. Il re Minosse usò la sua vasta ricchezza accumulata per costruire il grande palazzo di Cnosso. Per costruire il suo splendido palazzo, si rivolse a un brillante architetto e inventore ateniese di nome Dedalo. Nonostante l'impressionante prosperità del suo regno, Minosse era ancora un re contestato. Per consolidare il suo potere, chiese aiuto agli dei. Il re pregò il dio Poseidone di inviargli un toro da sacrificare in suo onore, per dimostrare che gli dei erano dalla sua parte. Poseidone accolse la richiesta del re e fece emergere dal mare un magnifico toro bianco, bello quasi come quello in cui Zeus si era trasformato per rapire Europa. Minosse rimase stupito dalle dimensioni dell'animale e decise di impedire che venisse sacrificato, aggiungendolo alla sua mandria come toro da riproduzione e creando così una razza di bestiame superiore. Il re scelse di sacrificare un toro ordinario della sua mandria invece di quello offerto da Poseidone. Questo fece arrabbiare il dio dei mari, che aveva concesso appositamente quell'animale da sacrificare per la sua gloria. Poseidone non poteva permettere che un tale disprezzo per gli dei rimanesse impunito. Il dio rese il suo toro rabbioso e indomabile, finché iniziò a causare danni al regno di Minosse e spaventò la popolazione. Ma la sua vendetta non era ancora completa.
Con l'aiuto di Afrodite, Poseidone fece in modo che Pasife, regina e moglie di Minosse, si innamorasse del toro. La regina cercò di avvicinarsi all'animale, che naturalmente rifiutò il suo approccio. Incuriosita dalla sua passione per l'animale, chiese a Dedalo di aiutarla a sedurlo. L'ingegnoso inventore ebbe un'idea insolita. Creò una replica di una mucca fatta di cuoio e legno, con una cavità in cui Pasife avrebbe potuto nascondersi. In questo modo, la regina riuscì a realizzare il suo sogno d'amore con il toro di Minosse. Il Minotauro, una creatura a metà uomo e metà toro, nacque da questa disgustosa unione. La nascita dell'orribile bestia causò grande vergogna al re Minosse. Mentre il Minotauro cresceva, la sua natura bestiale e violenta diventava sempre più difficile da gestire. Minosse ordinò a Dedalo di costruire un enorme labirinto dove imprigionare il temibile Minotauro. Questo labirinto divenne la dimora di una creatura che si nutriva di sacrifici umani, una delle più celebri della mitologia greca. Ma il terrore scatenato dal mostro di Minosse avrebbe trovato la sua fine di fronte a un degno avversario di nome Teseo. Dedalo fu un grande architetto e inventore ateniese, famoso in tutta la Grecia. Ma dopo aver commesso un terribile crimine, fu costretto a fuggire da Atene. Per sfuggire alla morsa della giustizia, si rifugiò sull'isola di Creta, la terra del potente re Minosse. Dedalo offrì i suoi servigi al re, che si compiacque di avere una persona così abile alla sua corte. Dedalo visse molti anni a Creta, lavorando per il re. L'abbagliante palazzo di Cnosso era una delle sue numerose imprese. Durante il suo soggiorno alla corte di Minosse, Dedalo ebbe una relazione romantica con una schiava egiziana. Insieme ebbero un figlio, che sarebbe diventato noto come Icaro. Anni dopo, l'architetto fu anche responsabile dell'ideazione e della costruzione del noto labirinto di Minosse, dove imprigionò il Minotauro, una creatura a metà uomo e metà toro. Tuttavia, questi sforzi non impedirono a lui e a suo figlio Icaro di essere imprigionati nel labirinto del re Minosse, accusato di cospirare contro il re, aiutando l'eroe Teseo a sconfiggere il Minotauro. Dedalo sapeva che una fuga dal labirinto era impossibile. Anche se ci fosse riuscito, l'isola di Creta era pattugliata via terra e via mare dall'esercito di Minosse. Dopo giorni di prigionia nella torre, che era stata la sua base durante la costruzione del labirinto, l'ingegnoso inventore ebbe un'idea insolita. Chiese a suo figlio di raccogliere pezzi di legno mentre abbozzava il suo nuovo progetto. Dedalo costruì strutture di legno che assomigliavano ad ali d'uccello. Raccolse un buon numero di piume dagli uccelli marini che svolazzavano nel labirinto. Poi finì la sua invenzione incollandole con la cera d'api. Aveva costruito due coppie di enormi ali, una per lui e una per suo figlio. Dedalo si mise le ali e notò che la sua invenzione funzionava molto bene. Icaro fu aiutato dal padre a mettere le ali e da lui ricevette un consiglio. Figliolo, non volare mai troppo basso, vicino al mare, in modo che l'umidità non intasi i fragili ingranaggi. Né vola troppo in alto, per evitare che il sole sciolga la cera d'api. Stammi sempre vicino. Dedalo e Icaro salirono in cima alla torre. Poi, coraggiosamente, decollarono. All'inizio, in qualche modo, lottarono contro il vento, ma riuscirono rapidamente a padroneggiare i movimenti di volo e lasciarono l'isola di Creta. La vista dal cielo era semplicemente stupenda. Entrambi erano stupefatti. Dedalo si accorse che Icaro stava già volando lontano da lui, a un'altezza molto più elevata. Preoccupato, gridò a suo figlio, ma il giovane non riuscì a sentirlo. Icaro era estasiato e volò con gli occhi chiusi,
penetrando tra le nuvole. Era completamente inebriato dalla sensazione di libertà. Il giovane si avvicinava sempre più al sole. Improvvisamente si accorse che il calore del sole cominciava a sciogliere la cera che legava le piume alla struttura delle ali. Le piume cominciarono a cadere e Icaro perse il controllo del suo volo. Le ali cominciavano a disintegrarsi. La caduta di Icaro era inevitabile. Cadde dal cielo, mentre il padre, inerme, assistette alla caduta fatale del figlio. Icaro si schiantò violentemente nell'oceano. Dedalo volò alla ricerca del figlio, ma non riuscì a trovarlo. Dopo una faticosa ricerca, il padre di Icaro trovò il corpo del figlio morto su una spiaggia. Dedalo non si perdonò mai che la sua invenzione avesse causato la morte del suo amato figlio. Sull'antica città di Corinto regnava un uomo piuttosto astuto. Il suo nome era Sisifo. Era forse l'uomo più intelligente del suo tempo. Il più intelligente, ma non il più saggio. Sisifo era un discendente diretto di Prometeo. Questa divinità ebbe l'audacia di ficcare il naso nelle questioni di Zeus e pagò un prezzo alto per l'intromissione. E proprio come il suo antenato, Sisifo decise di interferire negli affari degli dèi. Fu testimone del rapimento della giovane e bella Egina da parte di Zeus nella forma di un'aquila e capì che poteva approfittarne. Sebbene fosse il re di una città gloriosa, questa metropoli doveva lottare contro la carenza di acqua potabile. La giovane Egina era figlia di Asopo, un dio del fiume, profondamente addolorato per la scomparsa di sua figlia. Sisifo si recò da Asopo e dichiarò: «So dove si trova sua figlia, ma questa informazione ha un prezzo. In cambio, voglio che tu crei una sorgente d'acqua per rifornire il mio regno». Asopo accettò l'offerta di Sisifo e creò una sorgente di acqua minerale purissima. Sisifo gli rivelò ciò che sapeva e Asopo andò a cercare sua figlia. Re Sisifo era contento. Questa nuova sorgente sarebbe stata una fonte di abbondanza e di ancora più prestigio per la sua città. Zeus, il signore supremo dell'Olimpo, si infuriò per la rivelazione di Sisifo e ordinò a Thanatos, detto anche la morte, di trovarlo e di togliergli la vita. Qualche tempo dopo, Sisifo fu sorpreso di vedere Thanatos nel suo palazzo. Ma un'idea balenò subito nella sua mente astuta e maliziosa. Andò incontro alla morte e disse: «Così sembra che sia giunto il mio momento. Non mi aspettavo di morire così giovane. Tuttavia, sono molto sorpreso dal tuo splendore. In effetti sei una divinità magnifica. Tra i tanti dei che ho conosciuto, pochi hanno un portamento così maestoso ed elegante. Prima di andarmene, vorrei offrirti alcuni ornamenti che renderanno la tua figura ancora più splendente. Dopotutto, questi gioielli non mi saranno più utili». Thanatos si sentì lusingato da questa cascata di complimenti e decise di accettare i regali. Sisifo mise a Thanatos un paio di braccialetti d'argento e una collana, ma si trattava in realtà di catene e di un collare. Il re Corinzio fece ciò che fino a quel momento sembrava impossibile. Riuscì a ingannare la morte e Thanatos divenne suo prigioniero. Il tempo passava e nessuno moriva più. Il regno dell'Ade non riceveva più nuovi sudditi. Sulle rive del fiume Acheronte, Caronte il barcaiolo non aveva più passeggeri da trasportare. Le guerre scatenate dal dio Ares non erano più una fonte di piacere per lui, perché non moriva più nessuno. Ares, infuriato, si recò a Corinto, buttò giù la porta del palazzo e spezzò le catene che imprigionavano Thanatos.
Una volta libero, il dio dei morti era assolutamente sicuro di quale sarebbe stato il suo primo obiettivo e cominciò a cercare il re Sisifo per completare la missione che Zeus gli aveva affidato. Ma Sisifo se lo aspettava. Disse a sua moglie che in caso fosse morto prematuramente, non avrebbe dovuto celebrare per lui una cerimonia funebre regale. Sisifo si consegnò pacificamente a Thanatos, che gli tolse la vita. Caronte era già in attesa di condurlo nel regno di Ade, il signore degli inferi. Le rive del fiume dei morti erano piene di anime già presenti nella lista di Thanatos, che solo ora era stato rintracciato. Arrivato nel regno dell'Ade, Sisifo si trovò faccia a faccia con il dio degli inferi, che sembrava piuttosto infelice. Dopo essere stato severamente ammonito dal grande dio, Sisifo pronunciò un discorso che aveva già escogitato prima di morire. «Nobile signore degli inferi, sono consapevole delle mie malefatte contro di te e del danno che ho causato, ma non era mia intenzione. Se avessi saputo che avrei fatto del male al grande dio del mondo dei morti, non mi sarei mai azzardato. Consapevole di essere in debito con te, ho una richiesta da fare. La mia odiosa moglie si è rifiutata di eseguire i giusti riti funebri per un re, che era tanto caro al suo popolo. Quella donna abominevole mi ha buttato fuori come una carcassa di cane. Ti prego dunque di lasciarmi tornare nel mondo dei vivi solo per un giorno, affinché io possa vendicarmi di mia moglie e organizzare un vero e proprio funerale, che onori il regno dei morti. Hai il mio permesso di visitare il mondo dei vivi per un solo giorno. Tuttavia, al calar della notte, ritornerai nei miei domini. Sisifo diede la sua parola che sarebbe tornato prontamente. Sisifo tornò a Corinto. Lì incontrò sua moglie e fuggì con lei. Ancora una volta, aveva ingannato la morte. Ora, nascosto, Sisifo visse una lunga vita e raggiunse la vecchiaia, fino alla sua inevitabile fine. E incontrando ancora una volta Thanatos, la sua intelligenza non lo avrebbe più aiutato. Tornato agli inferi, Ade lo mandò nel Tartaro, dove ricevette un terribile tormento. Sisifo fu costretto a far rotolare una pesante pietra da una pianura alla cima di una montagna. Ma ogni volta che si avvicinava alla cima, la pietra diventava tremendamente pesante e rotolava indietro fino al punto di partenza. Poi, Sisifo fu condannato a ricominciare la sua fatica per l'eternità. Nel lontano regno di Frigia viveva Re Tantalo, figlio di Zeus e della principessa Pluto. Grazie al suo nobile lignaggio, egli godeva del privilegio di sedere a tavola con gli dei ai loro banchetti sull'Olimpo. Nella sua posizione privilegiata, poteva ascoltare le conversazioni e le trame degli dei. Sebbene avesse diritto a tutta l'ospitalità degli dei quando visitava l'Olimpo, non aveva rispetto dei suoi ospiti. Dopo aver lasciato l'Olimpo, Tantalo raccontava i segreti degli dei che ascoltava durante i banchetti. In un'altra occasione, rubò dalla tavola degli dei l'ambrosia, cibo che conferiva l'immortalità e quindi era riservato agli dei. In quanto onniscienti, gli dei sapevano tutto dei misfatti di Tantalo. Tuttavia, poiché gradivano la sua compagnia, ignoravano le sue azioni e non lo punivano. Tantalo volle ripagare l'ospitalità degli dei con un banchetto nel suo palazzo. Zeus, Hermes e Demetra accettarono l'invito. Il re partecipò lui stesso ai preparativi per il banchetto. Voleva che l'evento fosse perfetto, in modo che gli dei gli dessero ancora più benedizioni. Chiamò suo figlio Pelope e disse: «Figlio mio, oggi avrai l'onore di dividere la tavola con gli dei dell'Olimpo». «Grazie, mio caro padre. Finalmente avrò, come te, il privilegio di sedermi a tavola al cospetto del mio glorioso nonno». Il giovane Pelope camminava raggiante verso la sua stanza per prepararsi al banchetto. Tantalo chiamò il cuoco e disse:
Oggi preparerai il pasto più splendido. Il re sussurrò qualcosa all'orecchio del cuoco, che non poteva nascondere la sua preoccupazione. Gli dei arrivarono a palazzo, dove furono accolti con tutta riverenza. Il banchetto iniziò ad essere servito e gli ospiti cominciarono a parlare di diversi argomenti. Poi Zeus chiese: «Dov'è mio nipote? Hai detto che sarebbe stato tra noi?» «Non preoccuparti, padre mio. Presto sarà a tavola con te.» Giunse il momento della portata principale. Il cuoco portò un bellissimo stufato, dall'aroma ineguagliabile. La dea Demetra, profondamente triste per la partenza della figlia Persefone per il regno dell'Ade, divorò lo stufato, sperando di veder tornare il buon umore. Tantalo servì lo stufato a Zeus e a Hermes. I due si scambiarono sguardi sospetti. «Non ti piace la mia offerta agli dèi?» «Creatura degenerata! Come osi servire carne umana agli dèi?» «Non è un mero sacrificio umano, padre mio. Questo è il più grande olocausto. Ti offro la carne del mio primogenito.» Demetra, che aveva già mangiato un grosso pezzo di carne, si sentì male. «In passato abbiamo chiuso un occhio sui tuoi crimini, ma questo merita di essere punito in modo esemplare.» Tantalo fu mandato nel Tartaro, dove avrebbe subito una terribile punizione. Fu posto in un lago circondato da alberi da frutta. L'acqua lo copriva fino al mento e i frutti erano a portata di mano. Tuttavia, Tantalo sentiva costantemente una fame e una sete terribile. Quando scendeva a bere acqua, il livello del lago si abbassava, impedendogli di dissetarsi. Quando la fame arrivava, cercava di raggiungere i frutti sopra la sua testa, ma il vento spingeva via i rami e i frutti. Gli dei decisero di resuscitare l'innocente Pelope. Lo resero ancora più bello di prima. Mancava però una delle sue spalle, quella divorata dalla dea Demetra. Zeus chiese a Efesto di creare una spalla d'avorio per suo nipote. Tornato in vita, Pelope divenne re del Peloponneso. Nel frattempo, suo padre subiva un'eterna punizione nel Tartaro, con gli oggetti del suo desiderio così vicini e allo stesso tempo così lontani. Re Issione di Tessaglia era un uomo malvagio che governava il suo regno con il pugno di ferro. In Tessaglia venivano allevati i migliori cavalli della Grecia e solo i migliori tra questi risiedevano nella scuderia del re. Il re si innamorò della bella Dia, figlia di Deione, un nobile della regione. Issione promise a Deione che gli avrebbe dato alcuni dei suoi famosi cavalli in cambio della mano della bella fanciulla. Ma dopo aver sposato Dia, Issione non rispettò la sua parte dell'accordo e questo oltraggiò il suocero. Decise di farsi giustizia da solo e rubò i cavalli di Issione. Issione era furioso ed escogitò un piano per vendicarsi di suo suocero. Deione fu invitato a un incontro con Issione nel suo palazzo, con il pretesto di fare pace. Issione ricevette cordialmente il suocero, ma aveva un piano. Il re invitò Deione a visitare la nuova ala del suo palazzo. Qui c'era un fossato e quando il visitatore allungò il collo per vedere cosa ci fosse dentro, fu spinto da suo genero. Deione cadde nel fossato, che era pieno di braci. L'ospite fu bruciato dal fuoco e urlò di dolore per la soddisfazione di Issione. E prima di essere divorato dalle fiamme, Deione vide accanto a lui il corpo carbonizzato della figlia. Ma le colpe di Issione non sarebbero state perdonate. Il re fu deposto e divenne un vagabondo. Fu scacciato e preso a sassate in ogni luogo. Dopo anni di sofferenza, Issione sembrò pentirsi e chiese perdono agli dei. Zeus ebbe pietà di quell'uomo che un tempo era stato un grande re
e lo invitò a visitare l'Olimpo. Issione partecipò a banchetti celesti e fraternizzò con le divinità dell'Olimpo. Ma la malizia del suo carattere emerse di nuovo. Issione si innamorò della dea Era, moglie di Zeus, il suo anfitrione. Confessò persino alla dea il suo desiderio di unirsi carnalmente a lei. Ella naturalmente rifiutò e raccontò tutto a suo marito. Zeus non poteva credere che il suo ospite sarebbe stato capace di un tale atto. Per mettere alla prova Issione, Zeus modellò una nuvola con lo stesso aspetto della dea Era. La nuvola a forma di dea tentò di sedurre Issione. Questi non ci pensò due volte e si appartò con lei. Da questo insulto contro l'ospitalità nacquero creature grottesche, un misto di uomo e cavallo, che sarebbero diventati noti come centauri. Zeus espulse Issione dall'Olimpo. Non fu tanto spietato, perché in fondo provava un po' di empatia per lui. Dopotutto, come sappiamo, anche il grande dio lottava per contenere la sua lussuria. Ma Zeus si sarebbe pentito della sua clemenza. Di ritorno nel mondo degli uomini, Issione si vantò di essere stato con la regina del cielo. E questo fece infuriare Zeus. Il signore degli dei fulminò Issione con una delle sue saette e scaraventò il suo spirito nelle profondità del Tartaro. Issione fu legato con dei serpenti a una ruota ardente. Avrebbe passato l'eternità a bruciare nel turbine. Da qualche parte in Grecia si nascondeva una creatura maledetta. Tra tutti i mostri che abitavano gli incubi degli ellenici, questo era sicuramente uno dei più temuti. Molti eroi coraggiosi avevano osato dare la caccia a questa creatura, ma nessuno aveva fatto ritorno. Si diceva che questo essere fosse così orribile che nessuno poteva avvicinarglisi. Il suo nome era Medusa. Ma Medusa non era sempre stata così. Un tempo era stata una delle donne più belle che avessero mai camminato sulla terra. Nacque dall'unione di due divinità marine primordiali, Forcide e Ceto, e quando venne al mondo era una bambina come tutte le altre. Medusa aveva due sorelle, Steno ed Euriale. Erano gorgoni, creature che combinavano tratti di donna e di serpente. Fin dall'infanzia, Medusa era devota alla dea Atena e quando giocava con le sue sorelle fingeva sempre di essere Atena, mentre le sue sorelle preferivano essere le cattive. Insieme a loro giocava anche un ragazzo di nome Ificle, che era il migliore amico di Medusa. I due erano inseparabili. Medusa cresceva e diveniva ogni giorno più bella. Il fascino di Medusa rendeva il giovane Ificle un facile bersaglio per Eros, il dio dell'amore. Innamorato, Ificle si dichiarò a Medusa. La giovane donna amava profondamente il ragazzo, ma il suo sogno era diventare sacerdotessa di Atena e non poteva cedere alle tentazioni dell'amore. Quando raggiunse l'età appropriata, la giovane donna iniziò la sua preparazione per diventare una sacerdotessa di Atena. Le apprendiste del tempio erano tenute a mantenere una condotta e una disciplina immacolate. Tutte le loro azioni potevano riflettersi sulla reputazione della dea. Uno dei requisiti principali per diventare sacerdotesse di Atena era la purezza assoluta. Dovevano rispecchiare loro stesse in Atena. Pertanto, le ragazze dovevano rimanere vergini proprio come la dea, che non si arrendeva mai all'influenza di Eros e Afrodite. Medusa divenne una sacerdotessa perfetta, forse anche troppo perfetta. I rituali condotti da Medusa continuavano ad attrarre sempre più seguaci, ammaliati dal fascino di quella bella ragazza. Medusa aveva dei bellissimi capelli fluenti. Con le sue movenze ipnotizzava chi la guardava. Un uomo ingenuo osò dire che i capelli di Medusa
erano più belli di quelli di Atena. La dea, dalla cima del Monte Olimpo, notò del trambusto in uno dei suoi templi. Si rese conto che molti non erano lì per adorarla, ma piuttosto per vedere l'affascinante sacerdotessa. Atena resistette alla tentazione di punire chi spostava la sua attenzione da lei a Medusa. La dea sapeva che, sebbene ciò fosse sbagliato, la giovane sacerdotessa non era da biasimare. Dopotutto, stava solo facendo il suo lavoro nel miglior modo possibile. Nel frattempo, all'Olimpo, Poseidone si accorse dell'inquietudine della dea. Il dio del mare e Atena avevano un'accesa rivalità. Si contendevano il diritto di essere i protettori della capitale dell'Attica. La dea era uscita vincitrice da questa disputa e, in onore della sua nuova divinità protettrice, la città aveva cambiato il nome in Atene. Poseidone non aveva preso bene la sconfitta e aspettava il momento giusto per vendicarsi. Il dio si accorse che Atena era concentrata sulla sua più bella e graziosa sacerdotessa. Decise che questa giovane donna poteva essere uno strumento della sua vendetta. Poseidone tramava per macchiare la reputazione di Atena, colpendo la sua seguace più immacolata. Nel frattempo Medusa continuava a condurre la sua vita normalmente, ignara di essere osservata dagli dei dell'Olimpo. Medusa camminava in riva al mare e, in agguato, nascosto tra le onde, il dio dei mari la seguiva. Sentì qualcuno chiamarla per nome. La voce proveniva dall'oceano. Poseidone emerse dal mare in tutta la sua gloria. Il dio usò il suo fascino per sedurre la sacerdotessa di Atena. Ma Medusa, sebbene sbalordita dal suo splendore, non dimenticò i suoi voti e respinse i tentativi di Poseidone. Questi non accettò il rifiuto e afferrò il braccio di Medusa. Lei reagì d'istinto e, colpendolo violentemente in faccia, riuscì a liberarsi. Medusa corse al tempio di Atena, l'unico luogo dove si sentiva al sicuro. Ma Poseidone, consumato dalla lussuria, la inseguì. Poseidone stava per raggiungerla quando il coraggioso Ificle si frappose tra il dio e Medusa. Nonostante il suo coraggio, Ificle non rappresentava alcun ostacolo per il dio, che con un solo colpo lo scaraventò via. Medusa entrò nel tempio di Atena e si inginocchiò davanti alla sua statua. Quando sentì avvicinarsi i pesanti passi del dio del mare, pregò di ricevere protezione. Il dio si avvicinò alla giovane, che ormai in trappola gridava aiuto. Poseidone la possedette con la forza sull'altare della dea. Il dio lasciò il tempio soddisfatto. La sua vendetta era andata meglio del previsto. Oltre ad aver corrotto la migliore sacerdotessa di Atena, aveva profanato anche il suo amato tempio, che la dea amava profondamente per la sua purezza. Medusa si vergognava e si sentiva sporca quando la dea Atena assunse la forma della sua statua e la rimproverò furibonda. Atena disse che, se non fosse stato per la sua apparenza sgargiante, che distoglieva gli uomini dal sentiero della virtù e della purezza, e per la sua vanità, che la rendeva irresistibile, niente di tutto ciò sarebbe successo. Il suo tempio sarebbe rimasto immacolato e il suo onore di dea non sarebbe stato macchiato. Atena decise di punire la sacerdotessa, ormai impura e consapevole per il disonore del tempio di cui doveva prendersi cura. Arrivò la notte e Ificle riprese conoscenza dopo il forte colpo subito. Cominciò allora a cercare Medusa. La sentì piangere nel tempio di Atena. Arrivato lì, incontrò Medusa seduta per terra, che piangeva nell'oscurità. Gli chiese di non avvicinarsi, perché non voleva essere vista in quel modo. Preoccupato, l'amico si avvicinò comunque, offrendo parole di conforto.
ma quando toccò la spalla della giovane donna, un serpente gli morse la mano. Medusa si voltò spaventata e i due giovani si guardarono. Il giovane Ificle divenne una statua di pietra. Nella disperazione, Medusa pianse, abbracciando la statua del suo migliore amico. Per non far del male a nessuno, scappò via. Ma durante la sua fuga, fu avvistata da alcuni abitanti della città. Chi la guardò negli occhi si pietrificò. La gente iniziò a parlare di quell'orribile creatura dai capelli di serpente. Venne messo insieme un gruppo per dare caccia alla creatura. Questi uomini furono trovati giorni dopo, completamente pietrificati e con il volto distorto dal terrore. Medusa non aveva intenzione di far del male a nessuno. Voleva semplicemente difendersi da un'ingiusta aggressione. Decise di nascondersi in una regione che era stata abbandonata dai suoi abitanti per secoli. Lì trovò un antico tempio in rovina, che trasformò nel suo nascondiglio. Molti guerrieri tentarono di catturare la Gorgone per la gloria, ma nessuno fece mai ritorno. Isolata, Medusa continuò a perdere l'umanità che le rimaneva. La sua reputazione di terribile mostro divenne leggendaria. Medusa sopravvisse cacciando piccoli animali e roditori. Una delle sue prede la portò a un inaspettato ricongiungimento. Medusa incontrò un antico busto raffigurante la dea Atena. Si rese conto che quel tempio in rovina era stato uno dei primi edifici a dare rifugio alla dea. Questa scoperta le fece rivivere le sue antiche abitudini. Medusa cominciò a prendersi cura del tempio e ad esaltare la gloria della dea, la figlia prediletta di Zeus, il dio supremo dell'Olimpo. Pur vivendo un'esistenza miserabile, la giovane donna mostrava ancora la sua nobiltà. Nella sua residenza celeste, la dea non mancò di notare gli atti onorevoli della sua ex sacerdotessa. Si rese conto che le sue azioni non potevano essere giustificate dalla vanità, poiché nessuno poteva assistere a quegli atti. E si sentì dispiaciuta per aver inflitto alla ragazza una punizione così crudele e irreversibile. Mentre conduceva uno dei suoi numerosi rituali, Medusa sentì i passi di un altro intruso. La bestialità di Medusa riemerse e si preparò ad affrontare il nuovo avversario. L'audace guerriero camminava cauto nella dimora della creatura, mentre lei preparava l'agguato. Avvicinandosi di soppiatto al guerriero, rimase sbalordita quando si accorse che egli portava lo scudo di Atena, la sacra egida che un tempo apparteneva a Zeus. Lo scudo di Atena era così lucido che rifletteva come uno specchio. E grazie al riflesso, il guerriero si rese conto che il mostro era dietro di lui. Con un colpo secco, il giovane guerriero staccò la testa di Medusa dal collo. Medusa era morta e il suo sangue iniziò a gocciolare per terra. Il guerriero, anonimo fino a quel momento, sarebbe passato alla storia con il nome di Perseo. Dopo aver portato a termine l'impresa, Perseo restituì ad Atena la sua egida e le diede anche la testa di Medusa. Ma pochi sapevano che Medusa portava il seme divino di Poseidone. E dal suo sangue nacque Crisaore, il guerriero dalla spada dorata. Non solo, emerse anche un'altra magnifica creatura, un cavallo alato. Il maestoso Pegaso era la più innocente di tutte le creature e incarnava tutta la purezza originaria che era stata rubata a sua madre. Molti ritengono che l'aiuto che Atena aveva fornito a Perseo consegnandogli il suo prezioso scudo era stato un altro atto di ritorsione contro Medusa. In realtà la dea desiderava solo liberare la fanciulla da quella terribile esistenza che le era stata ingiustamente imposta.
Atena glorificò Medusa aggiungendo la testa della Gorgone al suo scudo. L'immagine della fedele sacerdotessa era adesso immortalata, accanto alla dea che tanto amava.